Ma sì, ma tu sei entrata in casa? No. Come no? Dove l'hai trovato? Ah, nel giardino, perché sei entrato. Il giardino è casa privata, oh. Certo. E allora tu sei entrato nella proprietà privata di Paul McCartney e gli hai rubato il diario. Questo hai fatto. Non sapevo mica, però. Non sapevi, che non sapevi? Quando hai visto che era il diario di Paul McCartney, gli hai rubato. Dai, sto. Ma se era veramente, ah, l'hai rubato per vedere se era veramente il suo. Andiamo bene, ragazzi. Oggi qui ci sono ribelli, ladri, perché lei è una ladra, Francesca De Fazzi. Ci sono angeli, meno male che ci sono anche degli angeli. Questa è la puntata del Roxy Bar, nuovo Roxy Bar di oggi. Ragazzi, penultima puntata, peccato, però va bene. Sigla. Ah, siamo già in onda. Ah, ok. Anche questa sera sarà una bella puntata del Roxy Bar, quindi sigla, benvenuti a Roxy Bar. Roxy. Eccoci qua, mamma mia come siete belle, tutte vestite di bianco. Allora, questa sera è una puntata involontariamente, perché le cose si concatenano come vuole l'universo, dicono, no? Ed è una puntata ribelle, cioè ad esempio ci sono due artisti, già li annuncio, Tricarico e Povia, che sono, hanno rappresentato quello che gli artisti dovrebbero fare. Cosa devono fare gli artisti? Gli artisti devono interpretare quello che è la società, ma soprattutto essere una spina nel fianco del potere quando questo è malvagio. Io faccio sempre un esempio che non riguarda la musica, ma riguarda l'arte. Picasso. Picasso dipinse Guernica, che era il paese dove ci fu un massacro nazista. E quando espose Guernica all'Expo di Parigi, un ufficiale della SS ha detto: perché lei ha fatto questo quadro? E lui gli rispose: non l'ho fatto io, l'avete fatto voi, io l'ho solo dipinto. Il caso vuole che io credevo fosse solo una cosa dolce, molto bella, accordi di pace, quello che due ragazze stanno per fare sul palco, tutte vestite di bianco. In realtà iniziano con una canzone storica, una canzone del 1954. La scrisse Boris Vian e credo che fu anche arrestato per questo. Si chiama Il Déserteur, Le Déserteur. Questo è. Lui ha avuto un emulo poi in Philox, che fece Ain't Mention Anymore, fece la storia di tutte le guerre che gli Stati Uniti avevano fatto in passato, e disse: io non marcerò più, non mi arruolerò più. Nelle Déserteur, Boris Vian dice, è una lettera che fa al presidente della Francia e dice: vacci tu in guerra, perché come disse Philox qui, è sempre il vecchio a fare le guerre e sempre il giovane a morire. Bene, Francesca De Fazzi e Grazia Di Michele, Il Disertore. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per
per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho levato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai stan sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Boris Vian giustamente fu perseguitato per questa canzone, perché lui interpretò uno spirito della gente che era stanca delle guerre coloniali, di questi ragazzi che partivano. E quindi, come hai detto giustamente tu, a un certo punto perseguitato perché questo brano non si poteva più ascoltare in nessuna radio, non poteva essere pubblicato, si stancò e scrisse questa lettera. E questa lettera a un certo punto dice una frase bellissima. Dice: la mia canzone non è antimilitarista, ma violentemente filocivile. Quindi lui poi di questa... Fortunatamente allora le radio hanno cominciato a passarla e quindi è diventato un grande successo ed è andato in giro per tutto il mondo, Le Déserteurs. Lui è riuscito a creare intorno a questa canzone un movimento di dissenso. Quindi la musica può fare molto certe volte per sensibilizzare e per raccontare la realtà che stiamo vivendo. È per questo che sono qui con Francesca, che abita a 200 metri da casa mia. La mattina di domenica ci siamo trovati in una piazzetta a comprare i ciclamini e a un certo punto lei mi ha detto: ma ti rendi conto che noi compriamo i ciclamini e c'è la gente sotto le bombe, e la gente che sgancia le bombe? E ho detto: che possiamo fare, Francesca? E lei ha detto: proviamo a fare accordi di pace, cioè cantiamo tutte le canzoni. Guarda, c'è una scaletta dove tutti gli artisti che hanno parlato di pace sono qui dentro, da Joan Baez a Italo Calvino a Bob Dylan, a, per esempio, ci sono anche degli artisti che hanno scritto delle canzoni che non si sono interpretate in segno di pace, come Fiorisci Belfiore. Tu te la ricordi? Sfiorisci bel fiore, quella è una canzone che noi facciamo in questo concerto perché nessuno ha pensato che ci fosse un lato di questo artista che fosse un lato invece altamente sociale, quindi praticamente noi cantiamo le canzoni di tutti coloro che hanno cantato, interpretato la pace. Fiorisci bel fiore di chi era pure? Perché ad esempio Le Déserteurs lo interpretò in realtà Mulugy all'inizio. E fumologi a portare al successo. Iannacci, sì, ogni tanto ho dei voti. Era Enzo Iannacci, il quale Iannacci era conosciuto più per i Vengo Anch'io, per i brani un po' così dissacratori e strani, che per questa vena poetica popolare, perché questa è una canzone che abbiamo interpretato e abbiamo scoperto, che è una canzone popolare, nel senso che ha un motivo assolutamente orecchiabile e fa passare attraverso questo motivo orecchiabile dei contenuti molto forti, no? Che cosa fate adesso? Aspetta, Francesca, cosa vuoi, visto che sei... Perché dipende da quanto possiamo... Tu non ti preoccupare, cosa vuoi fare? Facciamo Fix Into Thy Rag. Fix Into Thy Rag è la canzone di Country Joe McDonald. Esatto, detto The Fish, che era l'ex fidanzato di Janis Joplin, così rimaniamo in famiglia. Guarda che lo conosco, è venuto anche a casa mia, quindi... Non ci credo, dai, veramente. È venuto a casa mia, sì. Country Joe mi ha raccontato tutto di Janis Joplin, eccetera. Che lui, allora dovete sapere che Country Joe McDonald è diventato un eroe di Woodstock. In realtà inconsapevole,
Perché? A Woodstock sono arrivati 500.000 di persone, ok? E chiaramente gli artisti non riuscivano ad arrivare perché c'è l'ingorgo. Certo. Quindi? Allora lui dice: secondo voi io mi perdo un evento come Woodstock dove arrivano tutti? Lui doveva cantare il terzo giorno, ma dice: vado là subito. Quindi lui era lì dal palco che guardava, ma non arrivava nessuno. Al che l'organizzatore va là e dice: vai sul palco, ma a fare cosa da solo? Ma poi non c'ho neanche la chitarra. Loro gli trovano la chitarra. Dice: sì, ma non c'è neanche la tracolla. Allora gli danno una corda. E dice: vai da solo. A che dice: io cosa vado? Sale sul palco e si trova con tutti che non gliene fregava niente, perché stavano mangiando, eccetera. Allora, siccome molta gente veniva... Mangiando, vabbè. Allora, questa pensa sempre male, perché lei è una ladra. Cioè, Francesca deve fare: tu sei una ladra. No, lei è entrata nel giardino di Paul McCartney e gli ha rubato il diario. Vabbè, era mia sorella, io ho accompagnato lei. Sì, vabbè, ma guarda che non importa, sei, non c'entra niente, sei colpevole come lei. Vabbè, al massimo sono complice. Complice, vabbè, vabbè. Poi gliel'hanno restituito. Però... 13 anni. 13? Quanti anni avevate? Sì, 3. Sì, comunque. Allora, quindi cosa succede? Che dice: vedo che la gente non gliene frega niente, mangiava o fumava. Allora si è ricordato, dice: ma qui molti sono da New York, che c'era questa canzone, Feel I Like Fixing the Rag, che funzionava a New York. E lui dice: give me an F per fish, give me an I, give me... Lì cambia e dice: give me an F, datemi un F, datemi una U, che è la U, datemi una C, datemi una K, ed è fuck. What's a spell? Fuck, what's a spell? Fuck, che vuol dire vai a quel paese in... Fuck war, era diretta alla guerra. Ed è diventato l'eroe di Woodstock grazie a questa cosa. Voi la cantate in inglese. Sì, e lei suona l'ukulele e si parla di Vietnam. In quel momento si parlava della guerra nel Vietnam e quindi... Gli americani hanno sempre una guerra, Cioè non hanno una guerra, stanno male. Che parte, sì. Letta che grazie alla guerra gli americani hanno scoperto la geografia. Fa ridere, ma è triste. Molto. Sì, perché Vietnam, Cambogia, Iran, dovunque. Vabbè. Donbass. Cosa fai adesso? Volevo prendere l'ukulele. Ma non ti conveniva fare una canzone che c'è già la chitarra, poi prendere l'ukulele dopo? Perché l'altra canzone dobbiamo parlare un altro pochetto, allora... Un altro pochetto? Ah, va bene. Allora, visto che abbiamo già parlato, hai ragione. Prendi l'ukulele. Va bene. E noi abbiamo debuttato a dicembre a Roma e abbiamo intenzione di continuare a fare questi accordi di pace in giro, perché sai mai che, come successe per Boris Vian, che è riuscito a trasmettere dei messaggi attraverso la musica, che queste canzoni che parlano di pace possano sortire qualche effetto. Crei comunque un'energia. Io? Sì, certo, sicuramente. Che va nell'universo. Assolutamente, ma noi siamo... Qui se non si parla di universo. Presuntuosamente convinte, quindi... Ci sei collegato? Fa sentire? Ce l'avete l'ukulele in regia? Sì. Perfetto. Allora, Feel I'm Fixing to Die Rag, e che cosa dice il testo? Ok, dice un sacco di cose, mo così su due piedi. Allora, ma che combattiamo a fare? Non me lo chiedere, guarda, non me ne frega niente. Dov'è che andiamo? Prossimo stop Vietnam. Vai, che figo. Tutti pronti a morire. È una specie di propaganda al contrario. Certo. Cioè, ok, Country Joe McDonald o Country Joe and the Fish, grazie di Michele e Francesca De Fazzi. One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I...
block to have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Ukraine. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gate. Don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Ain't no time to wonder why. Whoopee, we're going to die. Whoopee. Beh, vi divertite anche. Ah, pure, sì, sì. E più andiamo avanti e più aggiungiamo canzoni, perché poi scopriamo che c'è tanta gente in realtà. Io ti ho citato Ain't Marching Anymore. Eh? Che hai detto? Non ho capito. Mentre io presentavo, sì, visto che tu sei arrivata all'ultimo momento, sei andata a vestire tutto di bianco, benissimo. Hai sentito la presentazione che ho fatto? No, mi stavo vestendo, io sono... No, 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 tu sei entrata, che io eri già qui quando ho presentato. Parlavo di Boris Vian, Mulugi. Ah, certo, sì, sì, sì. Phil Ox. Sì, adesso ho capito, sì, sì, sì. And Mercy Anymore è una canzone bellissima. Esatto, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo in cartellone adesso. Phil Ox and Mercy Anymore, ok? E quella poi che ha ispirato Bob Dylan, che copiava da Phil Ox, Master of War nasce dall'idea che ha avuto Phil Ox. Master of Wars, ok. Noi abbiamo altri brani di Bob Dylan. Cioè di Bob Dylan. Noi abbiamo Farewell Angelina di John Baez, sì. Poi abbiamo di Bob Dylan, abbiamo Mr. Tambourine Man, poi abbiamo Blowing in the Wind. Abbiamo un bel po' di... E adesso cosa volete fare? Che hai detto che bisogna parlare per questo. Che cosa facciamo? Ti facciamo scegliere te, perché o facciamo quella che stavamo dicendo di Enzo Iannacci, che si chiama Fiorisci bel fiore, che in italiano, o facciamo People Have the Power. Sì. Quindi dimmi tu. Prima Fiorisci bel fiore e dopo People Have the Power. Ah, aspetta, allora prendiamo subito la chitarra. Prima. Io ti do ti danno la chitarra, vedi? Ecco, quindi Sfiorisci bel fiore è una canzone di, fra l'altro, veramente Enzo Iannacci aveva dei, io mi ricordo la fotografia, mi ricordo ha fatto dei brani stupendi, quello della fabbrica, lui aveva questa vena malinconica e anche molto poetica e molto profonda, però magari uno se lo ricorda di più per questo suo modo così un po' ironico, giocoso di raccontare le cose. Sfiorisci bel fiore di Enzo Iannacci, interpretata nell'ambito di, come si chiama il progetto? Accordi di pace. Accordi di pace, Keep Peace and Chance, là sopra. E quindi Sfiorisci bel fiore di Iannacci, grazie di Michele, e la complice della ladra, Francesca De Fazzi. C'è un fiore di campo che è nato in miniera, per soli pochi giorni lo stettero a guardare, di un pianto suo dolce sfiorì in una sera, a nulla tenere mani valsero a salvare. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. E un dì un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui ti baciò. Piangesti stringendo la fredda sua mano, sorrise con gli altri e il treno vi andò. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Grazie.
sfiorisci, bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Sfiorisci, bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Sfiorisci, bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. Che bella. Beh, un pezzo bellissimo. Io sto riscoprendo queste canzoni appunto facendo questo viaggio con Francesca. Quali altre canzoni c'è? La fine è che, vedi, non sono solo i soldati a morire, sono anche le donne che li amano che muoiono d'amore. Questa è stata un po' l'intuizione di questo brano di Enzo, che è bellissimo. Allora, noi abbiamo un brano di che lei fa meravigliosamente, di Stevie Wonder. Quale? No, ma non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo la chitarra? Sì, ma non c'eravamo solo un pezzo. Ah, c'avevamo solo tre pezzi. C'eravamo questo. People Have the Power. Sì, ma prima di People Have the Power ne potete fare un altro, scegliete. Ah, aspetta, Farewell Angelina, oppure, vediamo, dovevo la l'avvoltoio di Calvino, io l'ho già fatto. We Shall Overcome. Vabbè, ci abbiamo tanti. Generale. Io ho fatto una versione particolare di Generale. Non so, io la posso fare, certo che te la faccio. Ma perché è particolare? E abbiamo rifatto un po' il testo. Avete rifatto il testo? Un pochino, siamo intervenute sul testo. E il signore là, il signor De Gregori, cosa dice? Non lo sa. La stiamo facendo adesso. Nessuno sa che... Sono curioso di sentire la versione di Generale dove tu sei intervenuta per correggere il poeta. Corretto, sì. Devo dire che mi ha ispirato il generale Vannacci. Ah sì? È stato fonte di grande ispirazione, quindi ho cambiato qualcosina perché... Vannacci mi ha ispirato. Infatti tu vedrai che ci sono tutta una serie di cose che si riferiscono a quello che scrive e a quello che dice. Ok. Allora... caro Francesco De Gregori, anch'io pensavo che Generale avrebbe avuto bisogno di qualche ritocchino. Non so quelli che ha fatto Grazia Di Michele con Francesca De Fazzi, ma adesso li sentiamo. Che cosa succede? No, niente. Qual è il problema? Ci sono alcune parole che sono vietate, non si possono dire. Purtroppo, sì. Vabbè, alcune. Mi adatto. Allora, tu devi usare, se usi una roba che riguarda la cosa sanitario... Allora, tu, sì, lei, perché lei è entrata molto sulla storia dei vaccini. Sulle punture, cioè, è bello perché c'è una parola che non si può dire, l'ha detto lei, non c'entra niente, chiedo scusa. Bacini. Comunque usa punture. Non fa rima, comunque, vabbè, bacini. Bacini. Okay. Va bene, vai. Dai, hai tolto il coso? No, se vuoi lo lascio, però. Basta che. Generale, dietro la collina c'è una femminista lesbica assassina, e in mezzo al prato c'è un ambientalista. Piccola e magra, sembra figlia degli Adams, semina pace anche per i tuoi figli, venuti al mondo come conigli, venuti al mondo come soldati, ma più maleducati. La stazione, lo vedi il treno che portava ad Auschwitz, pieno di froci che non sono normali, pieno di immigrati che non sanno che fare, e allora partono e rischiano la vita tra deserti aridi e mari agitati,
e quando arrivano, se arrivano, si ritrovano generali esaltati. Autocensurata, sicuro. Scusate. Ti assicuro, cosa? Si è dovuta autocensurare. Sì, su quante cose? Tante. Sulle infermiere, sul treno, tante cose. Vabbè, però allora, sicuramente poi ci divertiamo pure, eh? Nel senso che facciamo tutto questo molto seriamente, ogni tanto sbrocchiamo un po', giochiamo. Sì. Hai sentito che ci sono tanti accenni? No, ma certo. È pieno di accenni, se vuoi te li ridico. Cioè, mi devi fare disegnini perché non li ho capiti. Lo so chi ha capito. No, ma mi piace perché noi stiamo vivendo in una democrazia. Pensate che noi siamo in democrazia, ragazzi. C'è libertà di stampa, e si può dire. C'è libertà di tutto, c'è libertà di stampa, di parola, sì. Di movimento. Sì. E quindi noi possiamo dire quello che vogliamo, tanto al massimo ci chiudono i canali. Però volevo dire, difatti bellissimo, perché Giorgia Meloni ha dichiarato in televisione, ha parlato di effetti collaterali legati ai bacini, e che ogni volta che ho un bacino c'è un effetto collaterale. Se io dico una roba del genere che lei è in TV, mi chiudono i canali e poi buttano via le chiavi. Ma allora veniamo, perché nonostante questo noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa. Che noi abbiamo il potere, people have the power, e abbiamo il potere di cambiare tutto. Possiamo fare una rivoluzione con il pensiero, con la parola anche, oltre che con la musica e anche con l'azione, nel senso che i movimenti sono importanti e sono i movimenti che coinvolgono tante persone che non ci stanno e che in questa canzone raccontiamo. Patti Smith, una grande, questo è People Have the Power. No, purtroppo mi manca la tarabuca qui. Cos'è la tarabuca? Perché in questo concerto noi suoniamo tanti strumenti. Cos'è la tarabuca? È uno strumento a percussioni che io suono su molti brani, però faccio sulla chitarra. Tarabuchi sulla chitarra, l'ho visto fare anche da Compay Secondo. È la vostra. Sì, dico, tanto è la vostra, per cui... Ah, siamo noi che ti diamo la chitarra. Che chitarra è? Fa vedere? Cos'è? Ah sì, sì, è nostra, è quella che ci dà Ramini. Gianluca, fa la tarabuca sulla tua chitarra. Faccio piano piano, dai. L'unica cosa è che può scivolare, però che può succedere, più di questo. Sì, scade per terra, si rompe. Ti metto il microfono qui vicino, ok. Patti Smith, cosa? Ah no, mi hanno detto di no, ah, ok, va bene. Va bene, dai. Vabbè, mi hanno detto di no, appena ho detto metto il microfono vicino. Tarabucando la chitarra di Gianluca Ramini, grazie di Michele, Francesca De Fazzi, People Have Power di Patti Smith. Lo so, questa scivola. Ok, vai. Newly open, I awaken.
and the soldiers lay beneath all the star, exchanging vision. Ci volava la chitarra. Allora, grazie, stacca la chitarra e vatti a sedere. Francesca, secondo me devi trovare un accorgimento. Cioè, nel senso, devi trovare il modo che gli occhiali non ti scivolino giù. Hai visto, è un casino, porca miseria. Sì, questi sono nuovi. Dovrei mettere... Devi interrompere di suonare per tirare su gli occhiali. Esatto, devo imparare a memoria la canzone. No, non imparare a memoria, perché comunque devi tirarti su gli occhiali. Lo so, è un problema questo, sì, in effetti. Tu puoi mettere un po' di colla, un po' di attaccatutto e che ti tieni i cosi lì. Sì, ci vuole un'idea, sì, sono d'accordo. Hai fatto cadere il microfono? Grazie. Era già per terra, io l'ho pestato. Ah, tu hai pestato il microfono che era già per terra, perché hai sentito un casino. Ok, grazie Francesca De Fazzi, accordi di pace con Grazia Di Michele. Però, allora, Grazia... Fa 96.000 cose, le dico io perché prima abbiamo fatto l'elenco, lo vedete nel backstage del nuovo Roxy Bar, e lei si dimenticava delle cose che fa. Perché? Allora lei sta facendo Tulipani di Seta Nera, un concorso dove lei dirige un concorso per videoclip. Poi sta facendo un tour che inizia con Giovanni Nutti con le canzoni di Dalida e di Luigi Tenco. Poi sta facendo, c'ha un progetto in essere da un po' di tempo con Marisa Sannia e Garcia Lorca. Poi c'ha un debutto teatrale il 7, 8 e 9 maggio al Teatro Off, Il fascino indiscreto dell'ipocrisia a Roma. Maggio 7, 8, 9 maggio, e l'11 faccio il concerto Terra sempre a Roma. Sì. Ma è inutile, perché se faccio tutto l'elenco perdiamo tempo. Ma in tutto questo tu sei direttrice artistica. Che emozione.
Di un evento? Sì, di un evento che si fa tutti gli anni a Livorno, che si chiama Effetto Venezia, sì. Ed è una manifestazione fantastica. Io devo dire che sono arrivata piano piano perché mi ha coinvolto la mia amica Valeria Iaquinto, che è la mia vecchia collaboratrice storica. Ho detto fammi andare a vedere di che si tratta e poi ho trovato uno staff pazzesco, dal sindaco agli assessori, un'energia, un amore per la musica. Io sono rimasta veramente stregata. Allora io invito qui Adriano Tramonti, vieni, passa dietro alle telecamere, che è responsabile Fondazione LEM di Torino, quello è il microfono Adriano. Di Livorno. Di Livorno, sì, di Torino, penso te. Chissà perché mi è uscito Torino. Beh, diventerai anche di Torino. Allora andiamo avanti, sì, perché qui ci annuncia sempre il futuro. Allora, che cos'è questa manifestazione? È una manifestazione che si svolge all'interno di un quartiere. È la 39esima edizione, l'altro anno fu dedicata al cinema, quest'anno alla musica nel mondo, dal mondo. E quindi chi meglio di Grazia poteva aiutarci a costruire rapporti. Abbiamo già lanciato i primi cantanti, Noah, Ziad Trabelsi e Eugenio Bennato. Questi sono i primi che abbiamo lanciato, ma ci sono due palchi centrali e altri 5 palchi e palchi sparsi in tutto il quartiere. Cioè per una settimana c'è musica in tutto, sì, ovunque. Più di 100 spettacoli e gli artisti anche di strada che aiuteranno sono attese più di 400.000 persone all'interno di tutta la manifestazione. Che si svolge dal al 31 luglio, 4 agosto, Livorno. Livorno, in questa zona che mi hai detto che sembra Venezia. Sì, no, è proprio una piccola Venezia, perché non a caso si chiama quartiere Venezia, perché ci sono i ponti, ci sono le barche, ci sono i fiumi. È un posto meraviglioso che se uno non ci va apposta, magari non conosce, che diventa una mega isola pedonale. Per far sì che tutte le location all'interno del quartiere Venezia, ma poi c'è anche la Fortezza Vecchia, c'è anche la Fortezza Nuova, possano riempirsi di musica, c'è un teatro. E lui parlava di 100 eventi, sì, ma 100 non per modo di dire, perché poi alla fine tra la piazza centrale e tutte le altre location c'è musica. Cioè, ma sono in contemporanea, fra l'altro. Mm-hmm. Sì, sì. Quindi tu dai al pubblico il dilemma di scegliere cosa andare a vedere. Sono due palchi grandi agli opposti, diciamo, dei quartieri. Quindi però ci sono tanti palchettini che aiutano, perché non è, diciamo, è un ascolto un pochino in movimento, quindi non c'è chi ascolta interamente lo spettacolo, quindi viene accompagnato anche dalle marching band da un palco all'altro. Pure le marching band. Tanti artisti di strada anche, no? E in qualche modo anche loro. Ma tu stai coordinando tutta sta roba? Beh, c'è la Fondazione LEM qui, voglio dire, non è che sono da sola. Io mi sono attivata per trovare subito gli artisti, quelli diciamo del palco grande e anche della fortezza. E tutto il lavoro intorno lo stiamo facendo insieme. Mi piace perché mi sono sentito. Però senza, guarda, lo sai da che parte? Cioè veramente io non ho mai trovato un sindaco che ami la musica in questa maniera. Proprio. Come si chiama? Luca Salvetti. Luca Salvetti. Luca Salvetti, beh, cognome è anche uno che ha fatto cose nella musica, Salvetti. Luca Salvetti. Sì. Complimenti, Luca. Io dico sempre che quando trovo un politico che ama la musica, non me ne frega niente di che partito è il politico giusto, perché poi alla fine la politica è una, dove la destra, dove la sinistra cantava Gaber, e quindi mi interessa soltanto chi ama la musica. Infatti Cateno De Luca, amo Cateno De Luca perché ama la musica, amo quelli che amano la musica. E un'altra cosa che dunque, questo accade per tutti questi giorni, sì. Tanti gruppi, tante cose, c'è un sogno di fare un nuovo Rocks Bar, non so se riusciremo a farlo. Certo. Ma come certo, si riuscire? Vediamo di fare una serata anche di questa cosa. Poi dopo, dunque, non fate dirette, quindi non si può vedere, bisogna venire proprio a Livorno. Ma perché Livorno? Allora, Livorno non si è mai, ultimamente comincio a sentire parlare di Livorno in musica, perché una volta c'era solo la Strana Officina, mi ricordo che una volta andai a cena con loro a Livorno tantissimi anni fa, che era un gruppo molto pesante, molto rock, no? Invece di recente qui è venuto un ragazzo, Lorenzo Iacurà, ho intervistato Bobo Rondelli, quindi c'è, cioè, Livorno sta, questo creare questo crea anche un inizio di centro musicale. Noi abbiamo, questo grazie a Luca, al nostro sindaco, noi siamo stati la prima città italiana in era post-Covid a fare il primo concerto in Italia.
con un impegno anche, devo essere sincero, anche di prefetto, questura, cioè fu tutte le istituzioni. Noi siamo stati la prima città, è stata una scommessa e noi abbiamo puntato tanto sugli eventi per accendere un lumino sulla nostra città in un momento di un turismo regionale, perché durante il Covid non potevi andare fuori. E noi abbiamo avuto risultati, noi dal 2019 ora siamo a più 39% di presenze turistiche. Quindi Livorno, grazie agli eventi, grazie alla musica, si sta facendo apprezzare in tutta Italia e non solo. Beh, grazie anche a un sindaco illuminato, perché un sindaco che pensa alla cultura è un sindaco illuminato, quindi il signor Salvetti io non lo conosco, però complimenti. Che poi si dice, no, sempre un euro di investito rientra. Noi ci paghiamo, diciamo, la nostra attività quasi interamente con la tassa di soggiorno, che è raddoppiata dall'inizio, quindi è un modo, che un investimento che sta rientrando attraverso poi il turista che diciamo paga per rottamento. Ok, io ti ringrazio Adriano, spero di vederci ancora. Vi ricordo che ci vedremo sicuramente a Roxy Bar, dal 31 luglio a Roxy Bar Effetto Venezia, che lo faremo. Effetto Venezia, tu dici? Sì, lo facciamo. Magari. Siamo già innamorati noi di tutto, abbiamo fotografato. Quindi mi fai interrompere le vacanze? Sì. Dalla Puglia, con furore. Porca vacca. Si mangia bene. Perché è il 2 agosto, si mangia. Cosa? Ma dove ti portiamo? Ma io non mangio. Ma cosa ne sai? Io ogni è già diventata un'esperta. Ma che c'entra il pesce? Tutto. Ma non è questione di pesce. Io oramai sto lì continuamente, no? Quindi mi fanno girare, mi portano in giro. Che mica solo il pesce? Te che piace la pasta, no? No, a me non piace la pasta, infatti sono un figurino, vedi? Sono un figurino, quindi... No, veramente ti innamorerai, poi starai bene, stai con noi, siamo una famiglia splendida. Effetto Venezia, yes. 21 luglio, 4 agosto. Ma perché chiamate Effetto Venezia? Cioè, io lo so perché voi lo fate. Perché? Scusate la parola, per andare in culo a Pisa. Perché siccome Venezia è una repubblica marinara, voi citando Venezia... Voi fate uno sgarbo a Pisa, te lo dico io che è per quello. Non posso commentare per una questione di... Noi abbiamo questa... Ma guarda, non è antipatia, perché anzi noi... Non ci avevi mai pensato? Ma neanche ora che me l'hai detto ci penso. No? Cioè, era Repubblica Marinare, no? Pisa è Repubblica Marinare, Venezia è Repubblica Marinare. Se Livorno, che è in lotta con Pisa, chiama Effetto Venezia... Va bene. È una cosa che nasce poi anche da Firenze, che è un'altra... Certo, che è un'altra che... eccetera, eccetera, no? Vi amo la follia. Voi ci avete il vernacoliere, di dov'è? Sì, è di Livorno. È di Livorno. A Livorno è nato il Partito Comunista, c'è ancora... Io voglio incontrare quelli che inventano le copertine del vernacoliere. La sede è in Venezia. La sede è nel quartiere Venezia. La sede lì? Sì. Ma allora, cavolo, se facciamo un workshop, io li voglio sul palco, che mostrano le migliori copertine che hanno fatto. Bene. Mi sembra un'ottima idea. Perché sono una roba. Voi avete mai visto il vernacoliere? C'erano delle copertine, ragazzi. La più bella. Qual è la più bella? Per te. Ambrogio ha trombato la contessa. Okay. La pubblicità, quella dei Ferrero Rocher, che c'era Ambrogio che dava... È vero, sentite le persone. Questo no. E poi su grande Silvio, tante. Ma su Silvio ne hanno fatte di quelle, capito? Vabbè, comunque. Che bel siparietto. No, perché... io perché, quando fate questo vernacoliere scendo. Perché poi era una rivincita di classe, capito? Noi da città... No, ma tu non hai mai visto le copertine? Ma come no? Ci sto andando lì. Ma le copertine le avevo viste? Certo che le ho viste. Okay, però tiro dritto, non è che mi soffermo a Roxy Bar. Allora devono fare una copertina anche su Effetto Venezia, sì. Ok? Allora, costruiamo da qui. Costruite sul vernacoliere Effetto Venezia la copertina, ok? Appello al vernacoliere. Allora, Livorno, Effetto Venezia, fine luglio, primi d'agosto. Ciao, grazie. Ciao. Che bella che sei sempre bella. Questo lo lasci qui, grazie, ciao. Allora... Mamma mia, ragazzi, Effetto Venezia. Allora, io volevo dunque dire questo. Noi abbiamo dei partner qui al nuovo Roxy Bar che permettono di fare un nuovo Roxy Bar. Uno dei partner, faccio vedere alcuni siti, uno è Nami. Nami è questo, benvenuto nel mondo di Nami. Nami Organic, che fanno questi microorganismi che sono fantastici, che servono per tante cose. Servono da bere, servono per lavare, per mettere in lavatrice, eccetera.
per gli animali, per l'intonaco, l'intonami. Entrate nel mondo di Nami, che è namiorganic.com, è uno dei partner, quello che ha iniziato tutto. Quindi grazie a Nami. Un altro partner del nuovo Roxy Bar è il Duca di Bentivoglio. Il Duca di Bentivoglio è un ristorante dove il nostro punto di riferimento. Noi abbiamo il luogo dove si mangia e, come vedete, si mangia molto bene, purtroppo. Gennaro è fantastico ed è qualcosa di importantissimo. Duca di Bentivoglio. Duca di Bentivoglio, c'era un sogno che non siamo riusciti a fare e non riusciremo a fare neanche con l'ultima puntata del nuovo Roxy Bar, che sarà mercoledì prossimo, di fare un Roxy Bar, un nuovo Roxy Bar nel locale Pit Stop che sempre Gennaro ha, il fratellino del Duca di Bentivoglio, che ha all'Interporto. Però visto che abbiamo intenzione di ricominciare in autunno con il nuovo Roxy Bar, secondo me ci riusciremo a fare bene. C'è stato un periodo in cui io mi chiedevo: dove sono gli artisti? Perché l'arte era sparita totalmente dalla realtà sociale che vivevamo, è sparita dall'aiutare le persone, si è asservita al siamo sui balconi, cantiamo dai balconi, resiste, ce la faremo, tutte queste cose mielose che non portavano mai a niente. Però c'è stato uno che è stato un vero artista, che ha pagato di persona all'inizio, ma adesso sta incassando, perché dopo vi farò vedere quante date ha, che ha protestato, che non c'è stato, che ha detto di no. Questo artista è diventato famosissimo. Ha vinto in pratica due festival di Sanremo. Il primo l'ha vinto come ospite, cantando una canzone che si chiamava I bambini fanno oh. Lui si chiama Povia e oggi i bambini, purtroppo, soprattutto in alcuni posti del mondo, non fanno oh, perché arrivano le bombe e che sono incuranti. Che in nome del potere, del denaro, di costruire delle villette sul mare, perché lì ci sarebbero bene delle villette sul mare, i bambini fanno Povia. Bambini fanno, c'è un topolino, mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola o un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, meraviglia, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana, la 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 la
finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh. Tutto resta uguale, ma se i bambini fanno oh, oh, basta la vocale, io mi vergogno un po'. Invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, io chiedo asilo. Come i leoni, io voglio andare a Gattoni. E ognuno è perfetto, uguale il colore. E viva i pazzi che hanno capito cos'è l'amore. È tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare oh, voglio tornare a fare oh, oh, perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Mamma mia, che bella canzone che è questa. Grazie. Come ti è venuta questa canzone? Te l'avranno chiesto mille volte. Era un periodaccio, ero un po' depresso, quindi ho cercato di trasformare quella depressione in un messaggio positivo. La canzone dei bambini fa no, non mi meravigliavo più per niente, i momenti brutti erano più brutti, i momenti belli erano meno belli. Così, osservando i bambini che si meravigliano davanti alle piccole cose perché hanno tutto un mondo da scoprire, ho pensato, visto che non posso più tornare bambino, almeno cerco di descrivere l'essere fanciullo, che sicuramente mi aiuta. E infatti, scrivendo la canzone, poi mi sono autocurato. E come hai attraversato la depressione che ci hanno imposto, che sarebbe stato, cioè, pensare che quello che è successo, credo che i libri di storia in futuro, quando lo diranno che tutto il mondo era chiuso in casa, nessuno ci crederà. E noi rideremo ovviamente leggendoli. No, vabbè, la depressione in generale la passo, e qua spacco. Mio nonno mi diceva sempre: tu non ti devi mai vergognare di dire che c'hai la fede, perché comunque anche gli atei che conosco io, come arriva un momento brutto, alzano gli occhi al cielo e dicono: se ci sei questa volta aiutami. Io prego, mi rivolgo a qualcuno in alto, e so che magari molti mi possono anche deridere per questa cosa, però mi aiuta molto quello. E poi anche un po' con l'essere obiettivo, l'essere lucido, insomma valutare le cose, le scelte, anche sta parola scelta ti mette dentro una gabbia, no? Sì, non ci hanno dato possibilità di scelta. Sì, ce la siamo presa, però dai, alla fine io, come hai annunciato tu all'inizio, ho rischiato, perché credo che solo chi rischia è libero, e dico anche che è meglio fallire che non agire, nel senso tu ci provi, poi se va bene, se non va amen. E grazie a come tu hai iniziato la trasmissione posso agganciarmi al fatto che mi sono uscito un sacco di concerti, un sacco di date di questo tour che si chiama Mi hai salvato la vita, che parla appunto della musica che comunque mi ha salvato la vita. Però all'inizio ti hanno boicottato, perché ci siamo visti e eri boicottato parecchio, eh? Sempre stato così, in tutti i Sanremo che ho fatto, coi bambini fanno, comunque c'erano certi giornalisti che mi dicevano: usi i bambini, li strumentalizzi per far successo, con poi un'altra canzone di Sanremo che magari dopo, se vuoi, faremo, anche lì mi si sono chiuse tantissime porte, poi le mie prese di posizioni, insomma le mie canzoni, le mie dichiarazioni, e anche il periodo che conosciamo, che noi chiamiamo periodaccio, e comunque ci ha costretto, avevi due possibilità, o accettare oppure con obiettivi, valutare appunto, come ho detto prima, le scelte, e magari a volte anche scendere in piazza. Ho scoperto nel male di aver conosciuto un sacco di persone belle. A te ti conoscevo già dal 2001, da quando tu facesti il team tour, cioè facevi il team tour e portavi un sacco di artisti all'Isola d'Elba, e tu stesso mi hai lanciato. Appoggia la chitarra. No, vieni un attimo con me che ci andiamo a sedere di qui. Dunque, lui sta dicendo che io lo conosco dal 2001. Allora, in realtà io la prima volta che ho incontrato Giuseppe, prendi uno dei microfoni, la prima volta che ho incontrato Giuseppe Povia, lui era un cameriere. Io ti ho incontrato a Piazza Navona, ok? E tu mi hai detto che sognavi di fare il cantante.
Sì, cantautore, cioè scrivo canzoni, dammi una mano, vedo che venivano tutti da te, vengono tutti da te ancora, non è cambiato nulla, tu hai sempre comunque avuto un occhio di riguardo per gli artisti e comunque non è che sei stato uno che ha lanciato tutti, hai lanciato quelli bravi, hai dato l'opportunità a quelli che avevano qualcosa da dire, quindi mi sento onorato di essere qua ancora. No, allora un giorno stiamo facendo il tintura all'Isola d'Elba, a Portoferraio, arriva uno della sicurezza e dice: guardi che c'è uno. Un pirla. No, dice: c'è uno che dice che tu l'hai incontrato e facevi il cameriere in Piazza Navona, che è qui che c'ha un disco. Io dico: come c'ha un disco? Ce l'ha fatta. E sono venuto a prenderti, te lo faccio rivedere, perché tu te l'ho fatto già vedere una volta, ma la gente poi non si ricorda. Qui siamo all'Isola d'Elba nel Portoferraio 2001-2000. 2001, Portoferraio. E la cosa molto bella è che lui mi dice: ho una canzone, è anche successo. E io l'ho chiamato sul palco e senza sapere che canzone fosse, ok? Perché mi ricordava, e tu sei arrivato vestito con, proprio da mare tu avevi il pareo, che c'avevi? Avevo una gonna pareo, diciamo che sono stato il primo ad aver lanciato la moda della gonna sia d'inverno che d'estate. Poi a un certo punto ho detto: errori di gioventù, l'ho tolta e ho fatto bene, però vedo che invece oggi sì, tutti portano la gonna. Guardate, questo è nel 2001, credo sia la tua prima apparizione probabilmente. La primissima, ma sei sicuro che la vuoi far vedere? Certo. Va che mi fai fare una figura di merda. No, ma che scherzi, sei fantastico, guarda qui, guarda. Dicevo, stravolgiamo un po' tutto. Ieri è arrivato un ragazzo che io... anzi, io lo chiamo già subito. Vieni, Povia. Allora, Povia non è molto conosciuto. Lui sostiene che è conosciuto e che la sua canzone è molto conosciuta. Lui sei dell'Isola d'Elba, tu? Sì, di Porto Azzurro. Ecco, io lui lo... è un esempio. Lui è un esempio di come i sogni si possono realizzare. Mi ha ricordato, io ne incontro tanti di ragazzi che magari vado in un bar o per strada oppure anche in altri luoghi, in uffici, e mi dicono: io ho un sogno, io vorrei fare il cantante. E lui mi ha ricordato che mi ha incontrato un giorno a Roma, in Piazza Navona, dove lui faceva il cameriere, però aveva un sogno, quello di cantare. E gli ho offerto l'aperitivo. E ha detto: un giorno ci vedremo. E io tutte le volte che uno mi dice quello, dice: magari, dico, mi piacerebbe molto. In effetti lui ieri è arrivato e ha detto: guarda che ci siamo incontrati, e io oggi ho un disco che è questo, che si chiama È Vero, e ha cantato la canzone. Io però non sto ascoltando la radio in questo periodo. Mi dicono che è molto famosa. Mi dicono che è famosa. In effetti stanotte alle 3 di notte l'abbiamo sentita in radio. Proprio alle 3 di notte, la coincidenza ha voluto. Allora, chi conosce la canzone È Vero? Vediamo se... ah, qualcuno la conosce. Aspetta che ne canta un pochino. Vediamo chi la conosce, se qualcuno la conosce. È vero che tutti lo facciamo, e almeno col pensiero prima o poi ci tradiamo. Chi è che la conosce adesso, che l'avete... A ci picchia in tanti. Ma allora stai avendo davvero successo, eh? Sì. Allora lui non ha preparato niente. Dice: taglia. Perché taglia? Sei bellissimo. No, a parte che va bene, mi fa piacere rivederlo. E anzi, tu dopo questo me lo devi passare, che me lo pubblicherò anche io. Ma c'è già. Ti registri la puntata, c'è già. Ok. È già andato in onda. Cioè, tu tieni tutto. Tu c'hai tutto qua. Hai tutta praticamente il 90% della musica mondiale. E hai anche Povia, cioè... Povia, il primo Povia. Ma sei un grande... No, ti dicevo, andiamo avanti magari con altre canzoni, se vuoi, no, non è che voglio rubarti il lavoro. No, però, allora, tu hai fatto... sei stato, diciamo, prima parlavamo, e lo voglio far vedere subito, perché poi dopo qui noi diciamo delle cose, ma le dobbiamo anche fare vedere. Allora, fammi vedere dove ho messo... Eccolo qua, allora, eccolo qua. Questo è il tuo sito, ok? E in questo sito, che è povia.net, guarda quanti concerti hai fatto. Cioè, per un periodo non ti volevano, poi hanno cominciato a farti fare concerti soltanto nei convegni dei ribelli, e poi adesso, cioè ad esempio, vediamo un po', da adesso in poi c'è 10 aprile Bologna Roxy Bar, e qui ci siamo, 14 a Bruxelles. Perché a Bruxelles? Devo andare a litigare con quelli della Commissione Europea, no, scherzo. 17-30 aprile a Sanremo, giuria di Sanremo Young. 21 aprile a Pianoro, Bologna. 28 a Veglie, ma comunque andate, Gioia Tauro, Villa Dalmo, Culture Trapani, Palermo, Palagoro, Monte... Cioè, io credo che tu abbia più concerti... Andate su povia.net, tu abbia più concerti... di tanti artisti che sono sempre in radio.
Sì, credo che costi anche meno, tu, eh? Sì, sicuramente, però se non ti piace comunque un artista non lo prendi neanche a gratis, perché magari è divisivo, perché magari ha detto qualcosa che... Sai, i comitati... Tu sei stato divisivo, eh? Sì, ma ancora, poi sai, i comitati... Cioè, io ho perso sponsor, tu cosa hai perso? Il lavoro, che brutta cosa. No, vabbè, i comitati sono fatti di 30-40 persone, quindi bastano un paio di teste che non sono d'accordo e salta l'artista e prendi un altro artista. Invece è appena iniziata la stagione, ci sono più di 40 concerti e questo sai che cosa mi sta dicendo? Che comunque la maggioranza alla fine è tutta sana di mente. Io sono una persona sana di mente, tu sei una persona sana di mente, quando una persona obiettiva e sana di mente passa per quello che non è, a un certo punto, quando arriva il momento che si apre un varco, ti rendi conto del risultato. Noi ci lamentiamo, questa maggioranza che poi alla fine come pecore. In realtà no, secondo me se non li obblighi, non li prendi per i fondelli e non li prendi per altre cose, poi alla fine la pensano più o meno tutti in una direzione, dettaglio più, dettaglio meno. È vero. Che tutti lo facciamo, crediamo di giocare, dopo ci innamoriamo. No, ma lì ero immaturo da morire, adesso un po' di più. Però io ho visto una cosa molto bella che tu hai fatto, mi ha colpito. Quando giocavi nella Nazionale Cantanti, siamo andavamo a pranzo, a cena, eccetera, e andavamo in un ristorante, e tu hai lasciato una bella mancia al cameriere. E io gli ho detto, perché? Tu mi hai detto, lo faccio sempre perché io non mi dimentico che io sono partito facendo il cameriere. E questo mi ha colpito. Già allora c'era qualcosa in te che non era giusto per il mondo che viviamo. Cioè, è giusto per il mondo che vivremo, ma non è giusto per il mondo che viviamo. Ho fatto 20 anni il cameriere perché sono andato a lavorare presto. E il cameriere è un lavoro che se lo prendi bene ti aiuta a capire intanto come puoi essere indipendente. E ti rendi conto che c'è differenza tra servire qualcuno soltanto per uno stipendio ed essere invece di servizio per qualcuno. Quindi tu fai star bene una persona che in un paio d'ore mangia e beve e magari torna a casa contento perché c'è stato un bel servizio. La mancia nella musica adesso è un applauso a metà canzone, per esempio. Il fonico era il cuoco di una volta. Io ho scritto un brano che si chiama Cameriere, che potete ascoltare sui miei social, perché sono una persona che ha lavorato, perché siamo dovuti andare tutti e quattro fratelli, tre sorelle e io, a lavorare presto, perché non c'erano più soldi in casa. E capisci tantissime cose, oltre all'indipendenza e andare a lavorare sotto gli altri, ti aiuta a dare anche valore ai soldi. Oggi insomma è un po' pieno di genitori che spianano le strade ai figli e magari potrebbero farlo invece, potrebbero insegnare ai figli come riuscire a farcela da soli. No, che tu fossi un cameriere bravo lo testimonia il fatto che quando uno mi è venuto a dire c'è il cameriere di Piazza Navona, io mi sono ricordato di te e io ne ho visti tanti di camerieri, perché è arrivato. No, c'avevi negli occhi la determinazione. Ci sono tanti che dicono ma io un giorno diventerò famoso, ma poi capisci quello che dici, ma questo ci crede davvero? E tu ci credevi. Che canzone fai adesso? Adesso possiamo fare Dito Medio, perché così almeno rientriamo un po' nei discorsi degli ultimi tempi. Però Dito Medio è una canzone, quindi si può cantare. Non lo faccio il Dito Medio, lo fanno tutti. No, ma questo è il Dito Medio, giusto? Sì, sì, ma io lo faccio tra le righe. Tra le righe, bello. Leggi tra le righe. Bello, il Dito Medio tra le righe, è bellissimo. È la citazione questo. Di un film. Ah, sì? Sì, leggi tra le righe. Visto che qua bloccano tutti, qui è tutto un algoritmo, quindi... Okay. La faccio, vado. Certo. Tu mi aspetti qua. Perfetto. No, io dopo ti raggiungo. Dito Medio, lui è Povia ed è un artista, basta. Secondo me gli artisti devono, non dico andare contro, ma andare per quelle che sono le loro idee. E le loro idee debbono aiutare qualcuno a stare bene o a pensare o ad avere dei dubbi. Dito Medio, Povia. Dito medio all'America e alla Russia, che si fanno guerra per controllare la galassia. Dito medio con lo sguardo in Medio Oriente, interessi tanti, pace niente. Dito medio a chi crede a un libro fatto da uomini che massacrano altri uomini, immigrazione. Dito medio a te che ci guadagni, traditore. Dito medio a schiavitù e disoccupazione. Sembro matto? No, gente, sono solo sano di mente. La vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato.
fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Dito medio, intelligenza artificiale, tech gleba, avete i nostri dati dalla A alla Z. Guarda qui, maestro, lo vedi il dito medio? To, screena questo. Mi ammalerò e magari non avrò i soldi per pagare 300.000 euro per guarire da un tumore che si potrà levare in 24 ore. Spot, dito medio ai robot che sostituiranno anche l'amore con la figlia del dottore. Ambarabacicicocò, la vita è breve. La vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede, si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Dito medio, attivisti, finti ribelli, stupida maggioranza silenziosa, siete il vuoto, vi toglierei il diritto al voto. Dito medio, progressisti, abbattiamo i muri, libertà. Dito medio ai VIP, finti umili, finti gentili, fanno tutto a tavolino, tanto il popolo è cretino. Del resto siete come aziende multinazionali. Dito medio pure a me, che ho avuto occasioni vere per stare col potere, ma ho preferito la libertà e l'amore. E oggi con questa canzone sono qui a porre rimedio, caro ascoltatore, con questo dito medio, senza rancore. Dito medio a tutto il mondo che non vuole bene al mondo, e mano tesa ai bambini del mondo. Loro pagano sempre per il nostro egoismo. La vita è breve. La vita è breve per sprecarla dietro cose che non cambieranno mai. La gente vede e si ribella, ma non cambia mai. Guardo il cielo, prendo fiato, voglia di cambiare il mondo, tu dimmi quando ci stai. Sai qual è la cosa bella? Che tu fai canzoni dal testo forte, ma molto dolci. Orecchiabili. Anche con la dolcezza. Vabbè, sì, perché alla fine la filosofia di scrivere una canzone, per come me l'ha insegnata Giancarlo Bigazzi, che è stato uno dei più grandi autori di una parte della musica italiana, è: se vuoi denunciare, comunque cerca anche di addolcire i cuori, perché una persona che ascolta magari si addolcisce, ma in quel momento però magari capisce anche solo un verso e magari, che ne so, prende spunto. Ecco, più di quello la musica non credo che possa fare. Sai, io per un po' ho avuto una lettera, una cartolina che John Lennon ha scritto a un suo amico, dove diceva: vedi, se io faccio dei testi violenti, ribelli, con una musica forte, vedi Alicia Sattic, mi censurano dappertutto. Se invece faccio dei testi sempre violenti, ma con una musica dolce, guarda Imagine, perché Imagine è un testo che cioè, pazzesco, dice, e invece quella non me la censurano. Beh, hai parlato di un capolavoro, Imagine. In effetti dentro Imagine, cioè, il testo comunque dice facca ai potenti, no alla guerra, sì alla pace. Cioè, insomma, tutte cose che all'apparenza sono banali, però se tu canti Imagine con quella melodia, cioè Imagine there's no heaven, cioè cavolo, immaginati se non c'è un paradiso. Imagine all the people, cioè cavolo, immaginati se la gente stesse bene, se tutti fossero pari, se tutti avessero pari diritti, se tutto il mondo fosse equo. Stai dicendo una cosa che anche in politica potrebbe disturbare, ma con questa melodia John Lennon veramente credo che abbia scritto la canzone più bella del mondo, della storia della musica. Visto che hai parlato di bambini, hai citato i bambini e anche il dito medio, però tu hai dedicato una canzone a dei bambini o a un bambino. Sì, ho dedicato una cosa alle mie bimbe, perché tutto quello che faccio nella musica lo faccio pensando a loro, perché vorrei che crescessero con una visione in più di un mondo che comunque nella musica non viene raccontato, perché per un motivo o per l'altro la musica al 99% va verso la canzone d'amore, bella, brutta, struggente, dolorosa, positiva, allegra. A me piace cantare anche dei temi che nessuno canta, perché altrimenti ti si chiudono le porte, a parte quelle di Red Ronnie. E allora vorrei che loro crescessero con quella visione in più che gli dà un papà, che mai scriverebbe una cosa contro di loro o una cosa ingiusta. E sto vedendo che comunque sono curiose, fanno domande con le canzoni. Quanti anni hanno? Adesso, vabbè, Emma ne ha 19 quasi e Amelia ne ha 17. Vabbè, sono nell'era ribelle.
nell'era ribelle, nell'adolescenza, però c'è stata una buona semina, dai, quelle 4-5 regole che comunque le fanno crescere un pochettino più dritte, meno storte. Ma vengono i tuoi concerti? A volte, quando sono vicini sì, però sai, papà ancora, adesso è fuori un po' dalla musica mainstream, ma ci rientro piano piano, bisogna fare un po' i paraculi. Non potrai mai rientrare nella musica mainstream, ormai ti hanno etichettato, cioè tu credi che di poter rientrare? No, ormai ti hanno etichettato. Ma la musica mainstream, però attenzione, la musica mainstream è finita, cioè fanno dei numeri, vanno in televisione, ma non dicono niente, non lasciano tracce. C'era una canzone di Raf che dice cosa resterà di questi anni 80, no? E io dico cosa resterà della musica che oggi spopola in televisione? Nulla. Sì, lo pensiamo un po' in tanti, nel senso che ci sono i successi del momento, ma vengono subito superati da ulteriori e altri successi del momento. Le playlist sono blindate, tu, non lo so, hai una canzone che magari è una playlist gestita da una casa discografica grossa, che ti mette dentro in quella specie, appunto, che si chiama playlist, che fa, che ne so, 4 milioni di iscritti, ti ascoltano 4 volte, sono 16 milioni. Se la canzone è bella e ti ascoltano 40 volte, ecco che quando sentiamo il conduttore di Sanremo, chiunque sia, questo ragazzo, questa ragazza ha fatto 150 milioni di streaming, perché sono dentro le playlist che hanno tantissimi milioni di iscritti, ti ascoltano 7, 8, 9 volte e vai su. Ma quelli non sono i veri dischi di platino che noi conosciamo di una volta. Però in quel momento lì comunque hai l'accesso a Sanremo e la musica è cambiata in quel senso. Però in realtà, come dici tu, non c'è più, diciamo, la composizione della musica d'autore dove c'è una melodia, dove c'è un ritornello. Qualcuno ci riesce anche attraverso la trap, però sono veramente pochissimi. Come si chiama la canzone che hai dedicato alle tue bimbe? Ti insegnerò. E vedo che con la musica, con le canzoni di papà stanno crescendo intelligenti come il padre, che non è male. Povia. Ti insegnerò a nuotare, così vedrai che il mare saprà chi sei quando lo abbracci e sulle sue onde ti farà dormire. Ti insegnerò che dare è meglio che avere, perché se non ti aspetti niente, ciò che ti arriva lo saprai godere. Ti insegnerò che avrai coraggio soltanto quando avrai paura, e che la felicità è, se la vuoi si trova, ricordati che vola solo chi osa. Diglielo tu al mondo come si fa, diglielo tu al mondo come si fa. Dagli un motivo per cambiare qualcosa e usa l'ironia, che l'ironia ti consola. Ma che te ne frega, dai pure del tu, dagli del tu a chi vuoi tu, tu, tu. E tutto il mondo sarà una casa, sarà una casa. Ti insegnerò a stirare e ai tuoi 18 anni mi stirerai il vestito. Ti prenderò la mano e sopra una carrozza ti porterò a ballare, perché sarò il tuo re. E non dimenticare che nelle scelte umane un re si può sbagliare, e se succederà, ti prego, non mi odiare. Solo così vedrai che la felicità, se la vuoi si trova, ricordati che vola solo chi osa. Dimmelo tu amore come si fa, dimmelo tu amore come si fa. Dammi un motivo per cambiare qualcosa e ascoltali i consigli, poi però fai da sola. Ma che te ne frega, dai pure del tu, dagli del tu a chi vuoi tu, tu, tu. E tutto il mondo sarà una casa, sarà una casa, casa. E avrai coraggio solo se avrai paura, rimpianti e rimorsi sono la stessa cosa. E se in un momento strano della tua vita senti che stai per cambiare, senti che stai per cambiare, allora è l'ora. Bacio, papà. Ciao, bambole.
È bello perché no, mi piace perché dipingevano Povia come quello lì, quello stronzo, ribelle, che invece è di una dolcezza pazzesca. Cioè, ragazzi, cioè, non credete a quello che vi dicono i media, ok? Mai, mai. Io avrei poi dopo, se vuoi, una canzone che si chiama La terminologia dei bimbi minchia, che tu hai ben ascoltato più volte e con la telecamera ti sei divertito a riprendere sia il pubblico che il palcoscenico nelle manifestazioni che abbiamo fatto in questi anni, e ti vedevo che comunque ridevi sotto i baffi. Me voglio ridere ancora, falla. Vado. Questa è una canzone dedicata alla terminologia dei bimbi minchia, quelli indottrinati da un sistema che li controlla e li pilota fino all'unghia. Li trovi di ogni età, mestiere o credo, e credo che il potere viva grazie a loro. Shit, shit. È un disegno messo in piedi dalle grandi elite. Se dici che va tutto male, sei un disfattista. Se dici che va tutto bene, sei un qualunquista. Se vedi tutto poco chiaro, sei un complottista. Se dici prima gli italiani, fascista. Se dici viva la nazione, populista. E se dici prima gli stranieri, sei comunista. No, sei uno schiavista. C'è chi lavora per 2 euro all'ora. E allora vuoi il crocifisso a scuola? Sei un leghista. Non vuoi il crocifisso a scuola? Sei un razzista. Perché ci vuole integrazione, brutto razzista. Razzista devi morire, brutto razzista, razzista devi morire. Lo scrive l'antirazzista. È un po' nazista questo antirazzista, punti di vista, studia. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Don't worry people. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Demagogia, populismo, apologia, qualunquismo, gentismo, sessismo, negazionismo, no vax, no tax, no pax, che cazzo. Se dici qualcosa sui gay, sei un omofobo. Se dici viva i gay, eterofobo. Se hai paura di mamma, sei un mammofobo. Se non ti piace il papa, papofobo. Se dici mi proteggo io, sei un bigotto. E se dici mi protegge Dio, sei un assassino condannato, illuminato, rettiliano. Studia! Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Don't worry people. Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Epilogo. Se sei molto diffidente, sei un po' ignorante. Se credi alla televisione, sei un bamboccione. Se credi alla via di mezzo, sei un buonista. Però la via di mezzo è giusta solo a sinistra. Quando mi chiedono sei di sinistra o di destra, rispondo sono del centro storico. E voilà, il bimbo minchia scrive libertà, tanto poi paga papà. Se vedi qualcosa di oscuro, sei un complottaro. Se non ci vedi chiaro, vai dall'oculista. Se sei nero, sei di destra estrema. E se sei rosso, hai un eritema. Il bimbo minchia fa l'alternativo antisistema. Ed è il vero servo del sistema. Siete pecore lesse, bro! Condiviso con l'iPhone Pro. Studia! Fa tutto parte della terminologia dei bimbi minchia. Na 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 na. Questa è più carina con la band, però regge lo stesso. No, ma regge come regge. E ti dirò di più, che in acustico apprezzi di più il testo. Beh sì, perché una chitarra non va sopra le parole. Poi io tengo anche le spie spente, perché così almeno mi sento meglio. Perché sai che le spie a volte sovrastano, perché si sommano con il volume del microfono. E difatti si sente meglio in onda e senza spie accese. Sì, no, cioè capisco l'esigenza di un artista di sentirsi sulla spia, però insomma io canto davanti a 10.000 persone senza spie, perché non dovrei farlo qui in uno studio, ecco. Ma pensate che i Beatles allo Shea Stadium, quando il concerto fu allo Shea Stadium, credo avessero 60 watt di amplificazione. Sì, ma i grandi insegnano, e poi in quei tempi non è che c'erano tutte le cose che ti aiutano, gli aiutini di oggi. Morandi, per esempio, è uno di quelli che insegna, lui canta senza spie, anche in uno stadio dove rientra e ritorna tutto, non si sa come faccia. No, fra l'altro io, nel backstage, io registro sempre il backstage perché è bello vedere il backstage, no? Volevo registrare te che facevi le prove, a sedere, dico, vengo di qua, avevi già finito. Quanto cavolo hai fatto? Un minuto di prova.
Ma sì, tanto quando, cioè, quando il fonico è sveglio ci metti 35 secondi, quando il fonico è stile la nave che fa l'inchino, ecco, allora lì non facciamo nomi perché non siamo più di nulla, pertanto ci capiamo, no? Il fonico è l'elemento più importante del live, tanti lo sottovalutano, è come il cuoco nella cucina. Ma difatti in TV ci sono pochissimi programmi live perché non è semplice fare il live in TV. Tu ne sai qualcosa, perché io mi ricordo che anche quando in televisione si percepiva l'aspetto tecnico magari difficoltoso, non per il fonico, perché se 10 artisti suonano bene, escono bene e ne arriva uno che esce male, non è colpa del fonico sicuramente, però tu ne sai qualcosa, il fonico è veramente l'elemento più importante. Io potrei fare un concerto della Madonna, però se davanti c'hai uno che non è capace, non distingue le frequenze, ti tiene la voce nasale, insomma sai, tutte quelle frequenze fastidiose, il pubblico poi comincia a dileguarsi. E allora tu dici, ma non è colpa dell'artista, perché la sera prima con lo stesso concerto il pubblico era incollato. Ecco perché magari quando c'è il budget ci si porta sempre dietro almeno lo stesso fonico. Io porto te. No, ma lo so, no, ma io difatti io poi filo me lo porto sempre, adesso è Ricky di là, ma ne abbiamo avuto Pips, abbiamo avuto Simone, però filo, io mi porto filo, pensa lui, capito? Perché lui è fonico, cameraman, regista, montatore, fa tutto, perché mi piace avere 360 gradi, capito? Quindi se impari a fare tutto, poi dopo capisci le esigenze. Che canzone vuoi fare? Facciamo quella che mi ha chiuso tantissime porte della musica mainstream, nella quale tu dici che non rientrerò più? No, non puoi più rientrare, ma attenzione, ma come io? Cioè, io non ho un programma televisivo dal 2001, cioè sono 23 anni, ma non è quello. Cioè, il concetto è, noi siamo nel mainstream, perché oggi internet, oggi il nuovo Roxy Bar, oggi le date che tu fai non ne fanno i cantanti che sono nel mainstream. Hai capito? Il mainstream è rimasto come un dinosauro che vede passare il meteorite e dice che cos'è? Ma no, fa niente, continua a brucare e non sa che arriverà il casino, cioè che si estinguerà. Quindi il mainstream non esiste più, esiste l'alternativa. Quindi noi stiamo vincendo, abbiamo già vinto. Giuseppe, abbiamo vinto. Noi abbiamo vinto anche quando ci prendevano in giro, ti rendi conto? Sì, per me non è cambiato niente, perché continuano a prendermi per il culo. Fregatene, fregatene, che lascia stare. Qual è la canzone che ti ha chiuso il mainstream sul quale... Ma non è interesse a rientrare nel mainstream, stiamo creando il nuovo mondo. Allora, Mogol, oltre ad aver ricevuto 5 dischi di platino veri con questo brano del 2009 secondo a Sanremo, che mi ha permesso di fare oltre 100 date in poco meno di 4 mesi, Mogol su Rai 1 mi ha dato il premio Mogol con questa dichiarazione che è sul Corriere della Sera. Con questa canzone tu hai intinto il pennello nel sangue, parla un po' così Mogol, e hai avuto il coraggio di cantare una storia che mai nessuno al mondo avrebbe avuto il coraggio di cantare. E mi ha dato un cavallino d'oro massiccio del valore di 7.000 euro che tu dovrai custodire fino alla fine dei tuoi giorni. Ora ovviamente io, essendo credente, ho pensato che funerali col camion traslochi non ce n'è. Quando moriamo lasciamo tutto qua, io dovevo farmi gli infissi, il premio Mogol me lo sono venduto a 4.000 euro, tanto 4.000 euro meglio in tasca a me che un cavallino d'oro sul comodino. Però è una canzone che a distanza di 15 anni e passa mi ha comportato ad oggi l'annullamento di 36 concerti, che sono tantissimi, perché come esce il nome di Povia soprattutto sui social si scatenano le critiche, i famosi haters, che però condizionano a volte alcuni organizzatori che per paura che succeda qualcosa ti annullano il concerto. 36, fa male. La canzone è Luca era gay. Ci ha detto tutto, potevo anche non scrivere altro, Luca era gay, punto. Io volevo raccontare la storia di una persona, tra l'altro gay o etero doveva essere un dettaglio, perché la libertà, se è un valore assoluto, deve essere per tutti e non messa in un recinto, ma ci siamo capiti anche qui. E quindi gay o etero doveva essere per la libertà e doveva essere proprio il dettaglio. Ma cantare Luca era gay, adesso sta con lei, ad oggi, non per i gay, che ai gay in generale non ne frega nulla, però... Chi lavora dietro, capito? Le strutture, ecco, quelle magari, oppure che hai un amico nella televisione Rai o nei media, se che ha un altro amico, ma perché Povi ha scritto quella canzone? I discorsi sono questi, basta un nulla e ti si annulla un'ospitata in TV, come mi è stata annullata l'altro ieri, un'ospitata in TV per cantare una canzone. Niente, tocca a morire. No, allora volevo dire a quelli che censurano Povia che Tom Robinson divenne famoso nell'era punk
con la Tom Robinson Band, cantando Sing If You're Glad To Be Gay, canta se sei felice di essere un gay, Sing If You're Glad To Be Gay, eccetera. È venuto anche a Roxy Bar, dove peraltro ha cantato Buonanotte Fiorellino con Francesco De Gregori. Però Tom Robinson, che è stato l'emblema dei gay, il primo a cantare questa roba qui nella fine degli anni 70, ha detto che si è innamorato di una donna che ha sposato. Quindi si può, come uno, come ci sono di quelli che sono stati sposati e che hanno scoperto che in realtà poi avevano un'attrazione per i maschi e quindi hanno cambiato. Quindi dire Luca era gay, cioè, ragazzi, cioè, ci sono tanti esempi. La libertà è quella di poter cambiare nella vita in un senso o nell'altro. E comunque continuate a boicottare Povia, perché se tu boicotti sarai boicottato. E un giorno, guarda tra le righe cosa c'è. Leggi fra le righe, hai capito? Educazione. Leggi fra le righe, hai capito? Vabbè, comunque Luca era gay, Povia. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice prima di raccontare il mio cambiamento sessuale, volevo chiarire che anche se credo in Dio, non mi riconosco nel pensiero dell'uomo, che su questo argomento è diviso. Non sono andato da psicologi, psichiatri, preti o scienziati, sono andato nel mio passato, ho scavato e ho capito tante cose di me. Mia madre mi ha voluto troppo bene, un bene diventato ossessione, piena delle sue convinzioni, ed io non respiravo per le sue attenzioni. Mio padre non prendeva decisioni, ed io non ci riuscivo mai a parlare. Stava fuori tutto il giorno per lavoro. Io avevo l'impressione che non fosse troppo vero. Mamma infatti chiese la separazione. Avevo 12 anni, non capivo bene. Mio padre disse è la giusta soluzione. E dopo poco tempo cominciò a bere. Mamma mi parlava sempre male di papà. Mi diceva non sposarti mai per carità. Delle mie amiche era gelosa, morbosa, e la mia identità era sempre più confusa. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Sono un altro uomo, ma in quel momento cercavo risposte, mi vergognavo e le cercavo di nascosto. C'era chi mi diceva, è naturale, io studiavo Freud, non la pensavo uguale. Poi arrivò la maturità, ma non sapevo che cos'era la felicità. Un uomo grande mi fece tremare il cuore, ed è lì che ho scoperto di essere omosessuale. Con lui nessuna inibizione, il corteggiamento c'era, io credevo fosse amore. Sì, con lui riuscivo ad essere me stesso. Poi sembrava una gara a chi faceva meglio il sesso, e mi sentivo un colpevole. Prima o poi lo prendono, ma se spariscono le prove poi lo assolvono. Cercavo negli uomini chi era mio padre, andavo con gli uomini per non tradire mia madre. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice per 4 anni sono stato con un uomo. Tra amore e inganni spesso ci tradivamo. Io cercavo ancora la mia verità, quell'amore grande per l'eternità. Poi ad una festa fra tanta gente ho conosciuto lei che non c'entrava niente. Lei mi ascoltava, lei mi spogliava, lei mi capiva. Ricordo solo che il giorno dopo mi mancava. Questa è la mia storia, solo la mia storia. Nessuna malattia, nessuna guarigione. Caro papà, ti ho perdonato, anche se qua non sei più tornato. Mamma, ti penso spesso, ti voglio bene e a volte ho ancora il tuo riflesso. Ma adesso sono padre e sono innamorato dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca
radice sono un altro uomo, un altro uomo. Luca era gay. Povia, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie Red, grazie. Cioè, mi piace, ma non no, mi piace. Ok, ok. Allora, grazie. No, volevo, ma non c'è, porca vacca. Vabbè, niente. Volevo Vittoria, perché Vittoria, vieni qua. Perché lei, che non c'entra niente con te, vieni dentro. Apprezzavi Povia. Ma è bravissimo. Poi è un CD, un disco. Ormai non ci sono più i CD, però. Cioè? In una maniera intonata, cioè, oggi con tutta la storia del trap, autotune, siamo molto aiutati, no? La tecnologia, ma tu sei una spada, oltre a avere secondo me un modo di scrivere molto chiaro e pulito, cioè mi piace molto ogni cosa che dicevi. Io per la prima volta ho sentito questa canzone, non so se sei entrato proprio dentro. Vabbè, me la devo tirare oggi. Cioè, no, guarda che lei Vittoria and Hyde Park non c'entra niente. La faccia di una che comunque ti regala, ecco. No, così no, fa. Veramente, io vabbè, ti conosco ovviamente, non tutte le canzoni, però quando una canzone secondo me l'ascolti dal primo secondo e non distogli l'attenzione, secondo me sta lì la bravura. Perché siamo tutti bravi con canzoni che girano magari in radio tutto il giorno a ricordarceli. E ovviamente se te li canticchi subito, ma se una canzone ti arriva subito vuol dire che hai fatto centro, quindi bravissimo veramente. Io non aggiungo altro. No, non devi aggiungere altro. Chiudiamo con lei l'esibizione di Povia. La cosa strana è che io, vedi, volevo ricambiarti il favore. Quale? Di farti da cameriere e ti servivo un limoncello, ma tu hai detto che non bevi più. Non bevo più perché ho fatto la comunità per alcol, droga, cioè c'è un motivo, non è che voglio fare il bacchettone. Però un bicchiere d'acqua frizzante con le bolle che mi ricorda il prosecco, sì. Top. Ah, va bene, allora ti offrirò un bicchiere d'acqua di BioVital, vieni. No, BioVital, rock and roll. A new rock, sì. Senti, Vittoria, la vedremo fra un po', Vittoria, ok? Grazie, Giuseppe, grazie. Giuseppe Povi, andate via insieme. Sì, dopo, stacca tutto. No, io volevo offrire a Povia il limoncello, ma lui giustamente ha fatto, l'avevo preparato, perché siccome io l'ho incontrato che lui mi faceva da cameriere, hai capito? Allora io gli volevo fare da cameriere. Eh? Vieni Filo, vieni. No, mi sembra giusto che tu venga, Filo, vieni. Abbiamo parlato di te, vieni qui, Filo, faccio da cameriere a te. Però vieni, e chi stacca le telecamere? Chi stacca le telecamere? Vieni qui, Filo, tanto frega niente. Ah, va bene, vieni qui, Filo. Oh, vieni mo dentro, guarda. Oh, il limoncello, ah, Capri, ah, il sole, ah. Ecco, lui è Filo, di cui abbiamo parlato, di te, tecnico, tutto. Prendi il microfono, Filo. Filo, grazie per questo. Ma grazie a tutti, Marco, anche se non è l'ultima. Marco Fili, che si chiama come me, ha 19 anni, è l'età con cui abbiamo, con quella qua abbiamo iniziato anche io, Marco. 19 anni è l'età migliore. Ricky, che ha le cuffie, sì, quelle belle. Quelle aree. Anche chi ha sentito lì che quando era il giorno del... Ah, beh, Pips, grande Simone. Pips, grande Pips e Simone. Aspetta, bevo, sono distratto da... Limoncello di Capri, Grazie anche a Limoncello di Capri, grazie a BioVital, grazie a... Tutti. Dopo a uno a uno cito, questo è Limoncello di Capri. Adesso io non posso staccare il sito internet perché Filo è qui, il regista, quindi eccolo qua. E chi l'ha staccato? C'è qualcuno che ti sostituisce, Filo, alla regia? Bene. Allora, tornate dentro. Grazie al Limoncello di Capri, eccoci qua. E devo dire che quando andate in un ristorante e vi dicono vuoi un limoncello, voi dite sì, è quello di Capri, perché qui c'è il limone. Nell'80% di quelli che vi offrono ho scoperto che sono solo coloranti e aromi. Quindi questo chiedete, difatti nei ristoranti migliori, ad esempio alla Darsena del Sale, c'è il limoncello di Capri. Ragazzi, poi Limoncello di Capri, questo è il sito, un attimo sul sito, eccolo qua, limoncello.com, perché di limoncello ce n'è solo uno. Poi torna su di me,
Perché? Allora, ho parlato, ad esempio, alla Darsena del Sale c'è il limoncello di Capri, ok? Mi ha stupito Leo Cavalli, però questa sera non parlo della Darsena del Sale, parlo di un progetto rivoluzionario che grazie all'idea rivoluzionaria e grazie a Leo Cavalli, che è venuto qui a raccontarla, che si chiama Punto Duck, sta avendo un incredibile successo, cioè si sta esaurendo il primo prodotto del DAC. DAC significa diritto d'autore condiviso. Per ora sono soprattutto gli artisti emergenti, però in futuro stanno già pensandoci tanti artisti. Perché? Questo è il sito intanto, il sito è .dac.com. Secondo me vi conviene acquistare le ultime copie del disco di Diego Conti, perché del master disco, perché rimarrà nella storia, perché è il primo progetto di questo, costa 69 euro e dentro, oltre a tutti gli extra bonus che ci sono, la confezione che è, non me l'hanno lasciato perché lo prenderò, però gli ho detto di tenermi una copia, ma lo devo pagare giustamente. Perché? Perché sono un numero limitato di 100 esemplari. Diventi anche proprietario delle edizioni in parte di quel disco, quindi tu diventi socio dell'artista e ti rientreranno i soldi che l'artista, quindi tu puoi puntare su un artista. So che in uscita il 17 aprile, copertina disponibile dal 12 aprile, io non so cosa c'è qui sotto, secondo me qui sotto non so cosa c'è. Comunque poi vedete, ci sarà Ilaria Argiolas, mi hanno chiamato Ilaria, Hotel de la Ville, Tana, cioè sono tutti, è la rivoluzione nel mondo della musica. Fabio Curto, Disarmo, vedete i futuri, no? Non so cosa uscirà, però attenzione, ho fatto un casino, non so come fare, eccoci qua. Questo è duck.dac.com, questo è un'iniziativa della Fonoprint di Leo Cavalli e anche la Darsena del Sale, dove sarò alla Darsena del Sale il 5 maggio con Bobby Ciolo. Abbiamo fatto due serate incredibili, una con Dolce Nera, una con Morgan e Beggars, poi quindi duck.dac.com, andate a leggere, c'è isolata su internet l'intervista che ho fatto, adesso non so dov'è, fammi dare un'occhiata se la trovo, l'intervista che ho fatto a Leo Cavalli, ok, e dove lui racconta questa cosa, no, questa è un'altra, comunque dove lui racconta questa cosa, dove racconta tutto il punto d'ac. Qui invece avevo preparato di farvi vedere su internet Fenapi è stata una genialata di Catena De Luca. Qui lo vedete in questa intervista che ho fatto di in diretta lunedì sera con Sara Cunial e per Libertà. Catena è riuscito a mettere insieme tutti i dissidenti, li ha riuniti in qualcosa per costruire qualcosa, costruire un futuro a partiti che non avevano possibilità di essere votati, eccetera, non superavano lo sbarramento, eccetera, quindi Libertà. E qui c'è l'intervista dove si mettono assieme due punti opposti, il diavolo e l'acqua santa o l'acqua santa e il diavolo. Catena De Luca, che molti indicano come, giustamente, lui lo era, fautore della legge sanitaria, e Sara Cunial, che era la più grande ribelle, perché in Parlamento non la facevano entrare, non la facevano votare. Perché sono insieme, lo scoprite ascoltando questa intervista. Nel frattempo lui ha creato anche Fenapi, che sta avendo sempre più seguito e iscritti. Fenapi serve a chi? Il sito è Fenapi, serve a piccoli imprenditori, piccoli artigiani, agricoltori, pensionati, per avere qualcuno che si occupi di loro, soprattutto nella giungla del caos di internet e del caos della digitalizzazione di tutto, che per qualsiasi cosa hai bisogno di internet. Ok, grazie Catena De Luca, grazie a Fenapi e grazie al limoncello di Capri. Allora, adesso io vorrei qui, sì, li voglio qui, padre e figlio. Padre e figlio li voglio qui perché questo è un momento, secondo me, importante, importantissimo. Prendete il microfono, benvenuto. È bello perché non ci vuol venire. Sai che sono anni e anni e anni
Oh, smettila, ma hai fatto tutte le televisioni importanti. Ma... hai fatto Rai 1 quando Rai 1. Però non avevo mai ricevuto una intervista da te. Mai. Intervista mai. E quindi finalmente. Allora, Pippo Sant'Anastaso, il fatto che lui abbia un contenuto forte lo dimostra nello spermatozoo che ha generato. Grazie, bellissimo. Dell'impegno. Siamo partiti con lo spermatozoo. Grazie. Allora. Devo dire che loro sono padre e figlio, però. Mentre il figlio fa altre cose, cioè fa teatro, fa cose incredibili, ok? State facendo qualcosa insieme. Sì, te lo dico io, vuoi che te lo dica lui? Dimmi, no. Scegli come, lo dici tu o lo dico io? E me lo dico, dico io. No, dillo te. Allora, funziona così, siccome quest'anno compie lui 88 anni. 88? 88. 25 maggio ne fa 88. Sai che l'8? Significa infinito, 2-8 significa due infiniti. Infatti, io finché dura vado avanti all'infinito. Io infatti gli chiedo sempre dove si deve mettere la firma per andare avanti come lui. Fatto sta che siccome ne fa 88 mi sembrava bello salire sul palco con lui. L'ho sempre evitato perché ho sempre evitato di avvicinarmi all'arte di comica. Beh, di mio padre. Allora ti spiego, Andrea. Un figlio cerca sempre di non dipendere da quello che ha fatto il padre e di andare oltre a quello che ha fatto il padre. Siccome tu, e sei stato già ospite qui, ha molto apprezzato, hai già la tua carriera, adesso puoi tornare al papà. Esattamente quello che ho pensato di fare, mi sono detto una volta che sono riuscito a smettere di essere il figlio di, è bello invece tornare ad esserlo, soprattutto perché adesso il figlio di onora, come si dice anche in termini più religiosi, il padre. Secondo me lui merita di essere onorato per il talento, l'arte, tutto quello che è. Aggiungi il fatto che tutte le volte che salgo sul palco con lui per un'oretta e mezza io imparo delle cose di più, perché lui insegna. Ma lui c'ha il mestiere, Madonna, una roba, cioè, lui ragazzi, lui non lo sa. Sai quando ho fatto il primo spettacolo qui a Bologna, io il primo? Quando? Nel 1956. Porca in una parrocchia, in un teatrino di una parrocchia. La chiesa. Mascarella, la chiesa, no? No, Fossolo. Fossolo. È il primo spettacolo. Ma da solo o con tuo fratello? No, io, mio fratello, mia sorella, tutta la famiglia lavorava. Ah. Mia sorella, abbiamo fatto il primo spettacolo. Ma come mai che siete nati così, tu e Mario? Che adesso Mario non c'è più. Siamo nati io e Mario perché Mario fu invitato a fare un provino. Aspetta che ti alzo solo un po' il capo, perché altrimenti c'hai gli occhi che non si vedono. Un provino in televisione. Perché Marcello Marchesi cercava dei volti nuovi per un programma nuovo. E quindi Mario, per una serie di situazioni particolari, ebbe l'invito a questo provino. Si presentò a Milano, in Corso Sempione, all'auditorium della RAI, per fare questo provino dove c'erano 500-600 ragazzi. Come musicista, Mario era stato invitato come cantante. Come cantante. Sì. Difatti lui cantava e suonava la chitarra. E io lo accompagnavo, gli portavo la chitarra. Quando fu il momento che chiesero: Mario Sant'Anastaso, lei cosa fa? Lui si alzò in piedi e disse: io faccio delle cose comiche con mio fratello Pippo. Mi prese in contropiede perché io ero seduto vicino a lui e non era prevista la mia partecipazione. Facemmo uno sketch, lo sketch andò bene e da allora abbiamo fatto televisione, cinema, quello che è. Voi avevate una comicità delicata. Non lo so, era una comicità un po' particolare, basata molto sulla musica, c'era sempre la musica sottofondo, perché Mario cantava. Ed era, noi pensavamo di non fare battute, le battute che fanno i comici, eccetera, ma di fare delle situazioni più che altro, delle situazioni un po' paradossali. Per esempio, anche prendere in esame un avvenimento importante come la discesa dell'uomo sulla Luna, per esempio, quando l'uomo discese sulla Luna, noi lo mettemmo in ridicola questa cosa qua e avemmo un successo eccezionale. Beh, allora, visto che hai parlato di questo, dopo torniamo a parlare. Io faccio vedere il momento in cui venite presentate da Cocchi e Renato
ed è l'inizio, perché poi dopo voi lo fate questo. Vedo una scaletta lì, quindi deduco che nonostante gli 88 anni lo proviamo a far salire sulla scala e fare Armstrong vediamo cosa succede. Ma la cosa bella è che fra un po' lo vediamo, ma tu e tuo fratello eravate completamente diversi l'uno dall'altro, eh? Beh, lui era un pochettino più alto, era più bello, aveva più capelli. Diversi in tutti i sensi. Tu ti sei sposato, sei rimasto fedele a tua moglie. Io mi sono sposato, oggi festeggio 57 anni di matrimonio, proprio esatto, oggi. Esatto. E quindi, e poi ho fatto questo figlio, poi un'altra figlia. Ma Mario no, Mario è stato sempre scapolo. Mario, sto ridendo sotto i baffi perché Mario era ribelle, Red, Mario, lui non lo dice, ma Mario era un ribelle, per quello per un sacco di anni hanno avuto problemi a fare la televisione, quella mainstream, perché Mario era ribelle. Mario era uno che se arrivava in un programma e c'era un autore importante della Rai che non poteva essere toccato, non si poteva dire niente, scriveva una cosa brutta, Mario gli diceva quello che aveva scritto non era bello e automaticamente loro venivano radiati per mesi dalla televisione. Lui non lo dice, ma io me lo ricordo bene. Questa sera era proprio... È così. È infatti, il programma dei ribelli. Quando tu prima hai detto ribelli, ho pensato, è bello l'idea che ci sia anche lui, perché poi lui, ripeto, lui non l'ha mai detto, ma a me piace invece ogni tanto, qua si può dire. Questo fatto, Maurizio Costanzo conduceva Domenica In, cioè era uno degli autori di Domenica In, preparò uno sketch per me e Mario. Io e Mario facemmo le prove, perché allora si facevano le prove prima di andare in onda, facemmo le prove e a Mario questo sketch non piaceva. E allora durante le prove si fermò due o tre volte e poi a un certo punto Costanzo disse: ma cosa c'è che non ti piace? E lui disse: non mi piace lo sketch, è brutto. Come è brutto? Disse lui. E sì, è brutto, ma chi l'ha scritta questa cagata? Ed era Costanzo, ed era lui. Il problema è che Costanzo disse: l'ho scritta io, e tutti si aspettavano che Mario chiedesse scusa, e Mario invece rispose: complimenti, bella cagata. E quindi automaticamente loro dalla puntata dopo non facevano più Domenica In, l'hanno saltata per un annetto, poi sono tornati a farla. Ma sì, ma episodi così di Mario ce ne abbiamo un po' da cioè nel senso era un po' ribelle, era un po' diverso da me da quel punto di vista lì, sì. Pippo è quello con la testa a posto della famiglia. Andiamo bene. Allora, vi andate a preparare che io faccio certo, vedere, poi siamo, quando sì. Interrompo vado, sì. Voi continuate perché fate il vero sketch, va perché bene. Qui faccio va soltanto bene. L'inizio per far vedere appunto Mario e Pippo Sant'Anastasio. Mario oggi, ripeto, non c'è più. Qui sono presentati da grandi Cocchi e Renato. Il programma si chiamava Il Buono e il Cattivo, è il 22 ottobre 1972. Questa settimana, come esempio di umorismo involontario, abbiamo i fratelli Sant'Anastasio. Sì, magari perché dicevo appunto umorismo involontario, perché i fratelli Sant'Anastasio sono simpatici, così allegri, riescono a far ridere. Però non se ne rendono conto, poverini. Insomma. Allora gli facciamo vedere qualche cosa. Allora, aspetta, dunque, vediamo un po'. Sì. Vediamo un po'. Dunque, ci sarebbe. Vediamo un po', ci sarebbe, dunque. Un riflettore. 2, 3, 50. Cosa? 48. Ma che? Io sto pensando qui, sto scavando per vedere di fare. Non mi confonda. Dunque, se viene al sole. Dunque, che ne dire se facessimo una serie prima? Perché? No, dico, che diresti se facessimo la scenetta del... facessimo quella scenetta del primo mondo? Andrebbe bene, secondo te? Perché quella scenetta, la scenetta del primo uomo sulla luna, hai capito? L'avevo visto. Io non vedo niente. Va bene, la scenetta del primo uomo sulla luna. Questa è la cosa che fai. Tu fai da ti metti la cornacchia. Ma io parlo piano perché non voglio che ci sentano. Che ci senti? Siamo sorpresa. Siete soli adesso quando... Allora, presentala tu. Io... Ti presento la... Sì, dunque. Cioè, presenti. Scenetta, quella facciamo assieme. Adesso... Sì, io adesso dico due parole di presentazione. Di presentazione. Non strafare, corto, breve e conciso, una sì. Cosettina. Poi entro io e ti do una mano. Benissimo, allora vado. Un'altra cosa, senti, non raccontare tutta la scenetta perché sennò... Poi le spieghiamo. Mi dici chi è l'assassino? Sembriamo due.
Proviamo. Allora, prova, fai la prova del microfono, così, bravo, esattamente come... Prova il microfono. Posso passare? Perché aspetta, io provo. Allargalo. Allargalo. Non quello, questo, esatto, bravo, da lì, così. Provalo da lì, così. Adesso, aspetta, c'è rimasto il dito di... ecco così, adesso lo provo, Prova il microfono, bravo. Allora, sai come dicono i tecnici, i livelli, proviamo i livelli. Ah, prova i livelli, bravo, sistema i livelli. Allora, provate il livello. A posto, livello provo. Allora, adesso quello che facciamo funziona così. Io faccio il recito e tu mi mimi, ok? Semplice, va bene? No. Io recito e tu mi mimi. Adesso così. Sì, facile. Sì. Vuoi parlare arabo? Mimimi. Sì. Mimimi. Papà, mimime. Mimime. Sì. Hai capito? Mimime. Mimime. Demanda a me quello che serve e io, se tu mi demandi il lavoro, io lo faccio. Basta che mi demandi. Sì. Demandami. Sì. Oppure affidami, riempi il tempo, fai qualcosa. Sì, tu che cosa mangi prima di pranzo? Sali sulla scala. Sei un po' confuso. Questo è il LEM, modulo lunare. LEM, così lo facciamo vedere a Red. Lo fai vedere a Red. Lo fai vedere a Red. Il LEM. Lui. Mostra il LEM a Red. Mostra il lemma Red. Eravamo venuti per fare una cosa semplice, però che perché mi sembra che ci sta rende sui social. Sui social? Sì. Il lemma cos'hai fa mangiato presa oggi? Io non lo so perché. Sali su, sali. Fa impressione. Sali, fai la NASA. Comunque, questa è la NASA. Gliel'hai detto che sei mio figlio? No, gliel'ho detto. Non glielo dire. Ti ho chiamato appena papà. Sali, no. Sali su, sali. Allora. Allora, questo è il modulo lunare. Funzionava così lo sketch. C'era il modulo lunare, la luna, cioè questo è il LEM, e io ero Mario, cioè quello che facevo io, è la NASA. La NASA, io sono sul LEM. Lui è Armstrong, che scende sulla luna. Questo era il modo di pieno di effetti speciali. Allora, funzionava così. Quello che si sentiva in televisione quell'anno era più o meno questo. Keep the moon. No, keep a moon. Go to seven. First step. First step on the sand. Go, go. And be careful. It's dangerous. So boy. Very good. Can go. Second step. You can tell. Be careful. This is dangerous. You can have it. Go to the third step. Go to the moon. You'll be careful. It's dangerous. You go back. Come on, boy. Very good. Second step, very good. Third step, come on, you're gonna observe, third step, very good. And now be careful, you're near the moon, last step, you can do it, save it. Okay, you're the moon, right? What did
che ci sta sulla luna, questo era lo sketch della luna, Pippo Sant'Anastaso, così ti ho presentato in maniera degna, visto? Allora no, la cosa bella è che mentre tu facevi la cagnolina è arrivata a baiare e dice: ma cosa succede, c'è un simile qui che sta parlando, è arrivata qui a guardare, eh? Come facevi? Prova a fare un po'. Questo significa che sono un cane io o che sei un tesoro tu, scegli quale delle due. Ma fate solo questo di sketch o ne fate altri? No, durante lo spettacolo non ce ne sono parecchi. Cioè, loro facevano, a proposito di quello che hai detto prima, della comicità delicata di Mario Pippo. Sì. Loro facevano la televisione per i ragazzi in quegli anni lì, infatti capita di incontrare tantissime volte gente della mia età che si ricorda benissimo di lui e di Mario, perché erano ragazzi in quel tempo, loro facevano... Una parte dello spettacolo lo dedicavamo ai bambini, perché io avevo a casa lui e sue sorelle, e quindi io pensavo di terminare sempre gli sketch facendo qualcosa per lui e per me. Naturalmente c'erano tutti i bambini della sua età che hanno acchiappato tutti, e quando li incontro adesso li trovo ancora sessantenni, cinquantenni che li trovo adesso, e mi dicono tutti la stessa cosa: sei stato il comico della mia infanzia, perché facevo delle cose proprio particolari per i bambini. Ne avete uno di questi scherzi? Sì, ok. Uno per i bambini? Sì, certo. Volentieri. Allora, Andrea e Pippo Sant'Anastaso. Allora, facciamo la vecchia fattoria. Ti va la vecchia fattoria? Cantiamo per i bimbi nella vecchia fattoria. Un classico degli anni 50, cioè, 40, 50. Adesso facciamo la vecchia fattoria. Cantiamo la vecchia fattoria. Ti va? Insieme. Io cosa faccio? Allora, ci penso io. Allora, funziona così. La canzone si divide in una serie di parti, ok? Cioè, sì. Nella prima parte io canto, tu stai zitto. Sì. Nella seconda tu stai zitto e io canto. Cioè, la prima parte è ad intero appannaggio mio. Sì. Va bene? Va bene. La seconda parte ad intero appannaggio mio. Sì. La terza parte ad intero appannaggio mio. Sì, ma io quando appanno, io perché sennò... Alla fine della quarta parte. Tu inizi con un coro a bocca chiusa. Comincio con un coro. Coro a bocca chiusa. Poi chiudi anche con il coro, perché io lo dico per quasi siamo internazionale. No, faccio lo strong, ti va? Io la voce più forte, la mia voce è strong, capito? Io sono lo strong. Ah beh, questo si vede subito. Si vede? Sì, sì. Grazie, ti ringrazio. Uno come ti vedi, dice, quello è uno strong sicuro, c'ha proprio la faccia da strong. Grazie, ti ringrazio del complimento. Allora, io canto la vecchia fattoria, la cantiamo insieme, e tu fai gli animali. Cosa facciamo fai? Le strofe insieme, ma tu fai gli animali della fattoria, te la ricordi com'era, sì, nella come vecchia fattoria? Gli animali della fattoria. Io li faccio. Sai fare gli animali, sì, tranquillamente? Sì. Dai, sì, proviamo. Sì, allora, la tonalità. Tonalità. Ci sei? Nella vecchia fattoria. Che dici? Tonalità. Nella vecchia fattoria. È sordo, scusate, una volta. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è un bel cane, buh, cane, buh, cane, buh, nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è un bel cane, buh, cane, buh, cane. C'è un bel gatto, buh, gatto, gatto. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è un bel cane, cane, cane. C'è un bel gatto, gatto. L'asinello, l'asinello, l'asino, l'asino. Io so fare solo il cane, come facciamo? Niente, facciamola coi cani. Fai come i cani, va, cioè, bene? Però andiamo più veloci, sennò non ce la facciamo più, diventa lenta. Sì. Anzi, no, velocissimo, vado, pronto? Vai. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, zio Tobia, ia ia oh. C'è un bel cane, cane, cane. C'è un bel gatto, gatto, gatto. L'asinello, l'elefante, il toro, la mucca, il leone. Sempre nella fattoria, pronto? Ancora, aspetta, sempre a fattoria, sempre animali, pronto? Sì. Pronto, Sì. C'è un bel pesce. Eccolo qua.
È una fattoria questa, sì, una pescheria. No, fattoria, no, con pesce. Fattoria con pesce. Pesce. Fattoria con... ho detto pesce. È un pesce cane. Va bene, nella vecchia fattoria, ia. Oh, grazie, Ed. Grazie. Questo era quello che facevano per i bimbi. Per i bambini. Facevamo per i bambini, però ci ho messo l'anima tutta la vita, guarda. Sai che tu e Red insieme si sono fatti fisicamente? Siamo uno nell'altro. Sembri tu suo figlio, così, come altezza. Eccomi. Ma sai che a Bologna la Garisenda rischia di cadere? Tu sei la Garisenda? Sì. c'è anche l'età, no? Tener botta. C'hai gli anni della Garisenda, Lucia. Allora, complimenti, continuate. Ma dove li fate gli spettacoli? Allora, adesso in realtà li selezioniamo sempre attentamente, perché comunque gli 88 anni bisogna stare attenti. Lui non lo dice, ma c'ha, esatto, bravo, puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi. Comunque il 25 maggio, che è il prossimo che faremo, siamo ad Arenzano, vicino Genova, perché lui è nato da quelle parti, cioè è nato a Castel San Giovanni, ma ha vissuto per anni in Liguria. E il teatro Sipario Strappato di Arenzano ci ha chiamato perché vogliono dargli una targa alla carriera. Sì. L'altra sera, l'altro ieri sera, il comune di Vignola gli ha dato una targa, un paese in Liguria gli ha dato la cittadinanza onoraria, quindi diciamo che andiamo in giro a raccattare i premi perché questo signore se li merita. Certo. Però quando fanno le commemorazioni, le cose, quelle ufficiali, lì, porca merda, non lo chiamano. Non è che si sia comportata molto bene la RAI con noi e con me. Con noi ci ha dimenticato, non so perché. Noi abbiamo fatto tanti anni di televisione, abbiamo fatto una trentina d'anni di televisione, io e Mario, poi a un certo punto siamo spariti, e adesso tutte le volte che fanno le cose importanti, per esempio l'anniversario dei 70 anni, l'anniversario di Domenica In, noi abbiamo fatto la prima Domenica In, l'abbiamo fatta io e Mario, e abbiamo fatto tutta una serie di spettacoli per Domenica In, e lì ci hanno tenuto fuori, hanno chiamato tanta gente. Perché vi hanno sbattuto fuori? C'entrava poco, oppure c'entra adesso. Ma avete criticato Costanza, abbiamo sbattuto fuori. Forse proprio per questo. Costanza, ma poi con Costanza abbiamo fatto tante altre cose. Poi dopo, sai, Red, cosa succede quando mi chiamano per chiedermi della carriera, di quello che faccio, eccetera, e parlo di papà, di lui? Di solito la reazione è questa: ah, ma è ancora vivo? Cioè, questa è la prima reazione. Sì, però insomma, poi quando sanno che è vivo, fare una telefonata, provare, non ci vuole niente, no? No, si sono dimenticati. Il cinema non si è dimenticato di me, tant'è vero che ho fatto un film l'anno scorso con Alessandro Siani, quindi... E come si chiama? Si chiama... Tramite amicizia. Okay. Allora, Andrea e Pippo Sant'Anastasio. Pippo è vivo, alive and kicking, come dicono in Inghilterra. Non lo dico alla RAI, eh. Grazie. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Ciao, grazie. Ciao bambini. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Allora, cambio palco. Nel frattempo io volevo dire questo. Domani a mezzogiorno faremo una diretta speciale con Nadia Ottaviani di Gico Gold e Ivan Andrea Costenaro. Perché? Perché ci stiamo preoccupando, ok la spiritualità, ok tutto, però le famiglie italiane, noi abbiamo risparmiato qualcosina, ma abbiamo messo via un pochino di soldini, anche 10.000 euro, anche 5.000. E l'intento è quello di, l'intento lo si ha nell'agenda 2030, quello di portarci via le case, di portarci via tutto, farle patrimoniali, insomma, ci vogliono diventare padroni di tutto. E per salvaguardare il proprio, quello che abbiamo risparmiato, il mio reinvestimento è oro e argento. La prima volta che ho parlato di Gecko Gold, che è un nuovo partner del nuovo Roxy Bar, se aveste seguito i miei consigli, oggi avreste probabilmente il 20-30% in più di quello che un mese fa avreste investito.
anche se è poca cifra. Sta crescendo moltissimo l'oro, sta crescendo moltissimo l'argento, la Federer sta facendo incetta di argento, sta comprando tonnellate di argento, probabilmente li farà alzare e schizzare il prezzo. Questo è il sito di Geco Gold, colui che fa dell'oro, fa e realizza tutto ciò che vuole al mondo e alla fine lo usa per mandare le anime in paradiso. Questi sono barre di oro, ma ci sono anche oro da piccolo, anche da 300 euro. Questo è un grafico che non è aggiornato, perché qui era 60, adesso sta a più di 70 e dovrebbe arrivare a 80, quindi è molto più in alto di quello che è il grafico dell'oro, e c'è l'argento, eccetera. Quindi noi domani faremo questa diretta importante a mezzogiorno, dove risponderanno, non io leggerò le domande, risponderanno le domande. Perché? Perché è importante salvaguardare ciò che abbiamo risparmiato e che ci vogliono portare via. Allora, siete pronti? Non ho ancora l'ok, vediamo, non siete pronti. Ok, allora vado oltre e vado in un altro partner ormai famoso del nuovo Roxy Bar, che è il BioVital. Questo è il BioVital, sto parlando di oro e argento, e guarda caso questo è fatto di argento massiccio. L'argento è il più potente disinfettante che ci sia. Questo lo attaccate così al rubinetto, l'acqua entra, passa attraverso un campo magnetico, qui c'è una sequenza aurea di Fibonacci, qui c'è zeolite e argento, esce fuori ristrutturata come se fosse uscita dalla sorgente. Viva, strutturata, mantiene i minerali sani, non come tutti i vecchi aldoggitori, quei filtri dove ci si mette il sale, che la rendono liscia e morta. Perché? Perché dentro tolgono tutto. Questo fra l'altro trasforma il calcare in aragonite, che fa bene al corpo. C'è anche un black, se andate nel sito BioVital, ecco qua il sito BioVital, ecco. Qui c'è anche questo che si chiama BioVital Block, che lo mettete attaccato, è un magnete, attorno, non dovete fare nessun intervento, lo può fare chiunque, attorno al blocco, all'acqua che entra, e quindi rimuove tutto il problema del calcare, trasforma in aragonite, quindi anche le lavastoviglie, eccetera. Poi vabbè, c'è il BioVital Doccia, poi tutti mi hanno chiesto anche, ecco il vero ghi, perché avete visto la cena che abbiamo fatto a casa di Giovanna Giovannini, mi chiedete dove si trova il vero ghi, sempre nel sito, oppure la marea, leggete tutte le caratteristiche, sempre nel sito biovitallinettaitalia.com. Ok. Dovevano essere già arrivati, ma lei aveva problemi di voce. Ok, li abbiamo riaggiornati, ma non c'è la bassista perché ha avuto la febbre. Insomma, tenere insieme gli Hyde Park è un casino, però in maniera acustica sono qui. Victoria and the Hyde Park al nuovo Roxy Bar. Sheets, colors of curry, skin and grief. Words are still rolling and rolling between my teeth. I stand here in chains, bounded by my love. You say there'll be a day when you decide to come. If tomorrow never comes, I'll be the one, I'll be the one. Standing in the rain, drawn in my pride, drawn in my shame.
of beauty. Allora, mi hanno dato questo nuovo microfono, non capisco quando è acceso e quando è spento, quindi è un... Allora, Victoria and the Hyde Park. Yes, questo siamo noi. Sì, sì. No, no, ma devo dire che io immaginavo foste bravi, però si vede che avete un mestiere incredibile di stare sul palco. Grazie. È un bellissimo complimento. La paura di sbagliare, la paura di sbagliare a Roxy Bar. E adesso... Senti, bambina... Allora, loro hanno questa qui, vi racconto in breve la loro storia. Lei ha contattato via social Brian Adams, una storia che andate a vedere anche il collegamento che abbiamo fatto su Evdream, lo racconta. Brian Adams ha fatto le foto per alcune foto. Alcune, ha fatto proprio tutte le foto del nostro ultimo EP. E dico tutte perché ogni singolo, non c'è un'unica copertina, perché si sa, in fisico oggi non esce più niente, però in digitale ogni singolo che è uscito di Aurora, il nostro EP, questo è il terzo che oggi veniamo a presentare da te, che è Shadows by the Fire, non è questo, questo è il nostro primo album. Si vede che non c'è Brian Adams, sì, si vede, hai fatto... C'è un gatto, e non ci siamo noi, però poi ti raccontiamo anche la storia. Ma adesso la racconti? Del gatto? Sì. Ecco, la storia del gatto la conosce meglio lui perché è lo zio del gatto. Addirittura. Ma gira sempre le palle così, no. Le lancia. No, la storia del gatto, noi abbiamo lavorato tantissimo questo disco e nello studio dove lavoravamo, insieme al nostro regista videomaker che ha seguito tutti i video che abbiamo girato, c'era sempre questo suo gatto. E quando abbiamo detto, ma cosa mettiamo in copertina? Per ridere abbiamo detto, mettiamo Nuzzo, che è questo gatto. E il sì è stato collettivo. E quindi abbiamo detto, va bene, mettiamo Nuzzo. Questo è il motivo. Allora, questa è Victoria and the Hyde Park, hashtag VHP. Hashtag VHP è il nostro primo album. Sì, difatti nella chitarra vedo che c'hai VHP. Concepito tra Los Angeles e Milano. Sì. Voi pensate che siate molto erotici? Siamo erotici? È la prima volta che lo sento, però ci fa... Scusa, qui regalate un preservativo col disco dove c'è scritto da consigliarsi, da consumarsi preferibilmente dopo un live di Victoria and the Hyde, che vuol dire che uno si eccita. Musica, lo diceva anche il grande James Brown, no? Bisogna trasmettere sesso quando si canta, certo. Cioè vibrazione. Sex machine, lui ha fatto. Sex machine, e quindi noi abbiamo detto, se il pubblico nostro dopo deve consumare, almeno lo fa healthy, cioè con coscienza, con prevenzione. Ah, ok. Ma tu ne hai usati di questi? È abbastanza. Qualcuno, dai. Ok, va bene. Però safe, always, cioè è importantissimo. Always, sì, sì, okay. Noi... trasmettiamo anche messaggi importanti. Speriamo, insomma, di essere stati d'aiuto. Tu sei singolo? È una bella domanda. Vabbè, non te la faccio. Vivo una storia un po' dentro, un po' fuori, un po' dentro, un po' fuori. Ah, ok. Cioè, in verità, ultimamente siamo più fidanzati che non fidanzati. Bene. Perché va a periodi. Cosa dici? Siamo più... Canzoni bisogna essere sempre disperati a livello... No, quindi, allora, sappi, chiunque tu sia, che non è
non è che tu devi essere felice, perché lei quando lei si incazza con te e ti manda a fare in quel paese è perché ha bisogno di scrivere una canzone, perché se lei è felice non scrive canzoni. È vero, è vero, è molto importante più star male che bene. Bene. Quindi, canzone... questo rapporto disfunzionale, quasi un po' tossico, sì, aiuta. Dunque, la canzone che avete fatto prima qual era? If Tomorrow Never Comes. Parla proprio di questo, di un amore. Quando si ama tanto, ma magari poi dall'altra parte finisce l'amore, tu magari continui ad amarla, la lasci andare, nella speranza che torni. Perché quando lasci il guinzaglio lungo, l'uomo spesso, no? Magari torna. Magari. Sei troppo appiccicata. È tornato? È tornato. Bene. If tomorrow came, if tomorrow never comes, tomorrow came. È tornato. E adesso cosa fate? Adesso Handful of Rice. E invece qua la storia è finita veramente, definitivamente. Okay. Parla proprio del roller coaster, no? Della vita sentimentale, quegli up and down, ma quelli che ti danno proprio quel brivido, no? Nessuno è qui sopra. No, questo è sempre l'album hashtag WHP. If to, Handful of Rice invece faceva da, come si, da ponte tra l'album hashtag WHP e Aurora. Handful of Rice, Victoria and the Hyde Park. You used to be the reason mine would never stop. I thought some way I found a way to feel sound. I reached for help, but I fell down to the ground. You come and wave goodbye and left me high and dry. Now you're back again. It's too late tonight. Your lies can hurt me no more than a handful of rice. Tonight, tonight, I'm making my heartbeat time after time. I left you drunk. Can read the marks on their face. The smile you wear had a little made me forget. And now you look for a sign, no, you won't get. You come and wait for days and wait for me to bite. Now you're back again. It's too late tonight. Your lies can hurt me no more than a handful of rice. Tonight, tonight, I'm making my heartbeat time after time. I left your dramas behind. Your left me holding to a question mark. You shrugged your shoulders and you waved goodbye. Yeah. Oh. I went to hell and came right back. I'm here much stronger than I've ever been. So if you're here tonight to get things straight, you're late tonight. You're late.
cavolo, prima di iniziare il programma, nello studio di Way of a Dream mi avete chiesto che spazio abbiamo in Italia. Io vi ho detto dal vivo, ma siete bravissimi dal vivo. grazie mille. Cioè, detto da te... No, cioè, no, veramente davvero. È un'emozione perché veramente qua sono passati i più grandi artisti. È un luogo che conserva ancora la storia e racconta la storia degli artisti, che è la parte più importante. Beh, ma Victoria in Zai Park è una vita che vi volevo, cavolo, è sempre un casino, perché voi, cioè, beh, perché loro poi, fra l'altro loro, un'altra storia, perché loro hanno una storia che... Voi avete registrato il primo disco di Gio Bastianich. Sì. Loro. Però... Nell'album che ti abbiamo regalato, lui ha fatto un feat, come si dice, no? Una collaborazione con noi, si chiama This Spell, c'è anche su YouTube il videoclip, okay, con la sua bella facciona. Poi dopo loro hanno avuto un grande, visto che il nuovo Rock Bar è visto un po' dappertutto, c'è spesso anche della gente che dice, Portogallo, dove avete avuto? In Brasile avete avuto un grande successo voi, perché un vostro brano è stata sigla di una... importantissimo telefilm. Che si chiama proprio Rock Story, e in telefilm fa parte del Mediaset brasiliano, sì, cioè nel senso si chiama TV, sì, Globo, sì, e diciamo che se in Brasile piazzi una cosa fatta bene raggiungi già numeri belli importanti, e quindi Burn Down the Summer, che è proprio il singolo che è stato scelto, diciamo che è il nostro... fiore all'occhiello, come... Ma lo fate stasera? Lo facciamo, se vuoi che... Certo, lo certo. Faccio. Tu non stai mantenendo una promessa. Qual è? Tu hai fatto una promessa a una persona prima che ho registrato durante il backstage. Oddio, cosa, che mettevo gli occhiali? E dove sono? Adesso li mettiamo. Non volevo fare, sai, quando arrivano con gli occhiali da sole. No, però tu hai promesso al Saturnino. La mena così. Questi sono gli occhiali di Saturnino. Sono più completa così. No, Saturnino, Saturnino è... Saturnino ha una sua linea di occhiali, se possiamo dirlo, Saturnino, sì, Eyewear. E lui, come adesso vorrei dire una cavolata, prende proprio spunto dagli artisti che portavano anche all'epoca occhiali da sole importanti. Quindi, se non erro, questa si ispira a Miles Davis. Si chiama proprio Miles Davis, forse, questo modello. Okay, okay. Adesso mi lincia se non è vero, però comunque vabbè, più o meno il leitmotiv è quello. Però adesso, siccome sono belli gli occhi... Questi va bene per fare la rockstar, ma adesso così stanno meglio, perché c'hai due occhi belli. Allora, sì, ma perché tu fai la DJ? Allora, io faccio la DJ, nel senso faccio la speaker in radio, e in più ultimamente mi sono messa a fare la DJ anche. No, ma speaker in radio dove? AM2O, che è la sorellina di Radio DJ. E che ora la fai? Faccio sabato e domenica, per ora il weekend, dalle 3 alle 7. E che prezzi metti? Lì M2O, lo sai, il nostro Albertino è molto into dance music, quindi mettiamo musica elettronica, dance, house. Il nostro remix sta passando, fatto da Shorty, il nostro nuovo singolo Shadows by the Fire, passa sia adesso? Su DJ che su M2O. Cosa fate adesso? E adesso cosa facciamo? La canzone che passa sia su M2O che su DJ. E su Roxy Bar. Come si chiama show? Shadows by the Fire, parla di tradimento. L'ombre dal fuoco. Sì, perché praticamente l'ombra è la monotonia, la vita di coppia, e il fuoco è la passione di un rapporto clandestino. Credo che tu l'abbia provato, perché per scrivere un testo così di solito credo che tu sia abbastanza vera, quindi credo che tu abbia provato il Shadows by the Fire. In che periodo, in che epoca? Dai. No, chiaramente non con questo ragazzo. Non con questo. Antichi. Molto lontano. Victoria and the Hyde Park. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it all the way. I can't forget it. I know I should forget it. Fever of the night. Me and you together can right or wrong and make it twice. Lead at it, go this far. It's kind of loving right. I don't know why it's so hard to get you out of my life. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me,
the worst, I don't regret it. No, I should forget it. Fever of the night, me and you together. And right or wrong, and make it twice. We let it go this far. It's kind of loving right. I don't know why it's so hard to get you out of my life. It's all been one big mistake. Don't talk about it. We left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. No, oh, oh, oh. Standing in your arms, playing with the fire. No, oh, 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 oh. Sounding the alarms, won't stop desire. No, oh, oh. When every little spark turns into a liar. No, oh, 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 oh. Here now go dark, shadows by the fire. Shadows by the fire. It's all been one big mistake. Don't talk about it, we left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, I think about it even worse. I don't regret it. No, oh, oh, oh. It's all been one big mistake. Don't talk about it, we left it under the sheets. It never happened. And when he's looking at me, about it, even worse, I don't regret it. Mi stavo accordando con Francesco Tricarico che c'è dopo. Sì. Perché qui è bello, perché c'è musica diversa l'una dall'altra. Essere diversi è un pregio, no? Sennò beh, che no. Belle queste. Allora, mi piacciono molto loro dal vivo e io già ti dico subito che c'è l'ultima puntata mercoledì prossimo, però io mi do da fare per trovare sponsor, per confermare sponsor che ci sono per partire in autunno, però vi voglio in completo. Incompleto in che senso? Completo vuol dire con la bassista, batterista. Ah, okay. No, ma era una gag. Sì, sì. Lo so, sì. L'ho capito. In elettrico. Esatto. Sì, sì, un'altra roba. Tutta un'altra roba, così fanno schifo. Dimenticate questa roba fa schifo, dovevate aspettare l'elettrico, capito? Invece a me piace molto. Quando suona la drum machine. Sì. Cioè vai un attimo lì, scusa, c'hai la batteria lì, vai a dare un attimo una rullata, cavolo, vai lì, dai, vai lì. Dai, un attimo, poi torni. Come rompi le scatole, vai lì, dai la rullata. Le canzoni. Fai una rullata solo per dire che c'è un'altra batteria qui. Ecco, torna alla tua drum machine adesso, sì. Che pezzo fate per chiudere? Cosa facciamo per chiudere? My Birds? Cosa? Burn Down the Summer è proprio la canzone del telefilm Roxy. Quindi, Rock Story. No, io non so il portoghese, però la gente del Brasile, Burn Down the Summer. Burn Down the Summer per il Brasile. Victoria and the Hyde Park. What you like? Your body's my paradise. What you wanna do, do? What you wanna do, do? Lights out black, sink into the smoke. Take my hand, down under we go. Crashing like the waves, we're bound to break. Girls like me and boys like you, hot like a fire, we're coming alive. You know that we're gonna burn down the summer. Stay with me, let's misbehave.
stars will take us away. Watch forever go up in flames. What you wanna do, do? What you wanna do, do? Lights out black, sink into the smoke. Take my hand, down under we go. Crashing like a wave, we're about to break. Crashing like the waves, we're bound to grave. We crave backs on the water, burning through our veins. We're runaways, we're made. Lamps on the water, burning through our veins. We're runaways, we break sacks on the water. Burn down the summer, chasing the high. We do what we want, girls like me and boys like you. Hot like a fire, we're coming alive. You know that we're gonna burn down the summer. Burn down the summer. Burn down the summer. Burn, che brucia. Brucia, brucia, brucia molto. Prima fire, adesso burn. Prima la faccio, la combino e poi torno alla passione. Loro sono Vittoria and the Hyde Park. Li aspetto informazione completa in elettrico prossimamente. Date ne avete prossimamente? Sì, adesso durante salone del mobile, fuori, cioè il fuori salone, facciamo una big party, rooftop party con i Vittoria and the Hyde Park. E poi abbiamo una data a Bolsena che tu conosci sicuramente. No, scherzo, è uno dei paesini che è stato eletto da Forbes più belli al mondo, piccoli paesini europei, tra i primi 10, e ci hanno chiamati per imbellire ancora di più la city. Sono Vittoria and the Hyde Park, andate sul loro social, Vittoria con due T, non Victoria, Vittoria and the Hyde Park. Grazie, ciao ragazzi, ciao. Grazie. Allora, solitamente io presento un artista già sul palco, in realtà lui l'ho voluto qui per due motivi. Primo, perché è importante parlare con lui. Secondo, perché nel frattempo gli preparano lo stage per il live. Allora, Francesco Tricarico, quando io mi chiedo dove sono gli artisti, lui è uno di quelli, è uno degli artisti che io ritengo che continuino a scrivere cose che non sono, alcune sono dolci, alcune sono con un po' di rabbia, comunque che ti fanno pensare. Allora, tu Francesco, fra l'altro io l'avevo invitato perché lui aveva fatto una bellissima canzone su Sanremo e tu mi hai scritto, da qualche parte ce l'ho il tuo messaggio, tu mi hai scritto: no, ti ringrazio per l'invito ma non voglio far promozione, cioè... Sì, sì. Sì, quando, ma parli perché? Di me, state tutti immensamente. Sì. E no, lì non avevo voglia di esibirmi con quella, esibirmi, insomma, di portare in giro quella canzone. E però stasera me la fai? Questa sera sì, sì. Come adesso mai ti sei riappacificato con questa canzone? Nel senso, no, io la amo tantissimo quella canzone, ed è una canzone che io trovo molto poetica, però poi in quel momento non so cosa mi passasse per la testa. Ma quella canzone è anche stata una canzone sfogo? Ma più che sfogo, una canzone di riflessiva, io l'ho trovata. Insomma, è un momento estremamente complesso per tante ragioni. Credo che sia un momento di volta questo, di grandi cambiamenti, forse epocali e antropologici, insomma, rispetto alla tecnologia che si sta
alla tecnologia, alla ripetizione, al condizionamento dei media, alla capacità di aver trasformato l'informazione in propaganda senza fare in modo che ci si accorga di questo. Io trovo che sia geniale. E, per cui credo che sia un momento in cui si debba stare molto attenti e vigili e lucidi, e quella canzone era una piccola osservazione di tutte queste ripetizioni continue, anche a volte giuste, ma che ripetute continuamente, come diceva mia nonna, insomma, il pane cotto ti fa male, insomma. Dopo la farai con due paroline censurate, cioè cambiate, diciamo. Sì, cioè, come dicevi te, questo algoritmo terribile che diventa sempre più intelligente, più ricco, intelligente e capace di... E che ti blocca? Se tu non sei parte della quello che va detto, ti blocco nel canale. Sì, è un momento in cui si critica molto la libertà, i regimi, no? Fuori dall'Europa. Poi, insomma, in Europa non è che... C'è un modo molto molto più sofisticato di, insomma, la libertà è relativa, insomma, in questo momento. No, ma la libertà è la relativa, libertà. Ma la cosa incredibile è questa. Allora, si parla di privacy. Allora io oggi con Moreno ho detto: dove andiamo in vacanza? Ho nominato la parola vacanza e immediatamente Vodafone mi ha mandato: prenota la prossima vacanza e ottieni un cashback tra il 5 e il 10% grazie a Business Club. Cioè, ti rendi conto? Cioè, questi sentono che io ho detto la parola vacanza e immediatamente mi mandano la pubblicità di una vacanza. Io ho parlato di vacanza. Una mia collaboratrice è andata dentro un negozio e ha guardato un ferro da stiro. Gli è arrivata la pubblicità di quel ferro da stiro. Cioè, credo che possano aprire le telecamere. C'era una bella cosa che sentì, che andando avanti, insomma, prima c'era il cittadino, insomma, adesso, poi ci sarà una enorme quantità di dati, saremo dati, non saremo più individui, cittadini, ma saremo dati che correranno nell'etere e saranno analizzati, a meno che poi, insomma, si trovi il modo di arginare tutto questo progresso che in fondo io non ho scelto, forse neanche tu, e che ci viene imposto in mille modi, insomma. Quasi come se fosse una scelta, no? A Milano si parla di inquinamento, il diesel, io ho cambiato la macchina, perché poi non si parla di 5G, nessuno parla mai di... Ma nessuno ha mai fatto dei test sulla nocività, si sono fermati al 3G, poi nessuno parla più della... Ed è forse anche questo è nell'algoritmo che sì, non per, bisogna dire. Per non parlare della bufala delle auto elettriche, se vogliamo parlare... Sì, sembra che l'estrazione di minerali, vedevo un disastro che stanno facendo per estrarre questi minerali rari. Non solo, ma è un importante persona che lavora nell'industria musicale, ma adesso non ricordo il nome, ma mi ha mandato il messaggio ieri sera, forse l'ho anche salvato, lui ha detto che una macchina elettrica, fammi dare un'occhiata se lo trovo, una macchina, ecco, un ingegnere, Stefano Iacoponi della Fiat, ha detto che una macchina elettrica appena uscita dalla fabbrica ha già prodotto CO2 che una macchina diesel emetterà nei primi 100.000 chilometri. È un momento così, un momento da ridere, però non si ride più, secondo me bisognerebbe ridere. Ridere perché è una follia, insomma. Non si ride più, se tu pensaci, non si ride più, bisognerebbe ridere di questa messa in scena, insomma. C'è una grande... Io vedevo prima il grande comico degli anni 70. Sai cosa manca? Il surrealismo nell'arte, manca la comicità. Abbiamo perso l'ironia, l'intelligenza, si parlava di Iannacci, insomma, tutta una sfera per disinnescare certi meccanismi, riderne e fare in modo... Si sta tutto molto appiattendo adesso per portare il discorso all'arte, alla canzone e toglierlo un po' dall'analisi terribile che potremmo fare di questo momento legato alla bufala dell'elettrico, dove per fare l'energia elettrica usi il diesel, insomma, i generatori diesel. È tutta una... Perché io non riesco neanche a capire dove si voglia arrivare, insomma, tu hai capito? Non... Sì, vogliono arrivare ad annientare totalmente l'anima dell'uomo, vogliono succhiare l'anima via l'anima dell'uomo, vogliono togliergli l'identità. Sai, quando venivano deportati in Africa, in America, i neri africani, gli toglievano il nome,
gli toglievano la religione, gli toglievano la lingua, gli toglievano l'identità. La lingua, perché dovevano parlare la lingua, addirittura mescolavano gente di varie tribù che parlavano lingue diverse perché fossero costretti a parlare. Poi la religione, tutto. La nuova religione è la scienza e tu ti devi abbassare alla scienza che è diventata la nuova religione. E quindi però ci sono i carbonari, ci sono sempre esistiti i carbonari, sì, sì. Quelli che lavorano sotto, hai capito? Cioè, tu non, ti trasmettono in radio? No. Sono in televisione? No. Sono in questa televisione. Questa è la televisione di oggi. Questa qui, guarda. Stacca di me. E questa è la televisione di oggi. Perché ce la creiamo? Quindi ci dobbiamo creare il mondo futuro. Tu già iniziasti, già da piccolo, a criticare una cosa tremenda in Italia, l'educazione, che oggi è ancora molto più drammatico di quando ci andavi tu a scuola. Perché oggi, se andavi a scuola, ti dicevano: Franceschino, ma tu sei sicuro che vuoi essere un maschietto? Potresti essere una femminuccia. Hai capito? Cioè, ti vanno a mettere dei dubbi? Sì, sì. Addirittura ci sono dei testi, stanno protestando, se non mi ricordo più dove. Anche quello fa parte della spersonalizzazione. Perché insegnano ai bambini a fare la fellazio. Come si fa? Hai capito? Mi fai Francesco? Yes. Ragazzi, l'importante è sorridere e andare avanti e farti scivolare le cose negative. Lui si chiama Francesco Tricarico ed è un artista enorme. La canzone è quella che l'ha fatto conoscere a tutti. Francesco, vai. Buongiorno, buongiorno, sono Francesco, ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo e vado lì vicino, ero contento, le dico e non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, sai cosa mi dice? Neanche mi guardava, beveva il cappuccino, io non so con chi parlava, dice: qualcosa te l'avranno detta, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Puttana, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello, e poi ho pianto. Io non so per quanto pianto su quel foglio bianco, io non so per quanto pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciatela negare. Prendetele la mano e portatela via lontano e datele i baci, datele carezze. Datele tutte le energie. Cadono le stelle, è buio e non ci vedo, e la primavera è come l'inverno e il tempo non esiste, e neanche l'acqua del mare e l'aria io non riesco a respirare. A 12 anni ero quasi morto, ero in ospedale e non mangiavo più niente, e poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti per 6-7 anni, 600 metri quadri. Poi il mio capo mi ha salvato, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare, il padre è solo un uomo e gli uomini sono tanti, tu scegli il migliore, seguilo e impara. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo: vivi Francesco, vivi.
Brilla, brilla, la scintilla brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciatela annegare. Prendetele la mano, portatela via lontano e datele i baci e datele carezze, datele tutte le energie. Venite bambini, venite bambine, ditele che il mondo può essere diverso, tutto può cambiare e la vita può cambiare, può diventare come la vorrà inventare. Ditele che il sole nasce anche d'inverno, che la notte non esiste, guarda la luna. Ditele che la notte è una bugia, che il sole c'è anche la sera. Michele Fazio. No, Michele Fazio, il fedele Michele Fazio. Da quanto tempo suoni con lui? 16 anni. Quindi l'hai visto fin dall'inizio? Fin da... da vita tranquilla. Da vita tranquilla? Beh, comunque la sua vita non è tanto tranquilla. No, chiedetelo a lui. Uno canta sempre ciò che non ha. Comunque alla fine farai vita tranquilla, perché bello chiudere con vita tranquilla. Cosa sì. fai tu adesso? Potremmo fare faccio di tutto? Faccio di tutto. Faccio di tutto. Le puoi fare faccio di tutto, o poi devi fare quell'altra, quella là che devi fare la censura. Adesso facciamo dopo. Come vuoi tu, Francesco? Sì. Faccio di tutto. Faccio di tutto? Che okay. canzone è faccio di tutto? Parlo col tuo? Faccio di tutto e questa persona, posso essere io, che non ha, si guarda intorno e non sa più cosa scrivere, insomma. Osserva il ripetersi della vita, che si ripete sempre apparentemente uguale a se stessa, e quest'uomo non ha più voglia di scrivere, non sa più che cosa scrivere, si fa due domande e alla fine pensa che sia proprio in questi momenti in cui non hai più voglia, che la vita ti ponga, ti dia le risorse per andare oltre. No? Cioè, leggevo che l'aragosta per cambiare il guscio deve nascondersi sotto, il guscio non è che cresce, si nasconde sotto uno scoglio e sta lì, si toglie il guscio e aspetta che cresca quello nuovo perché lei è cresciuta. Ed è un modo per dire, insomma, che davanti a quando non hai più voglia di scrivere è il momento per scrivere. Quando non hai più voglia di andare avanti, forse è il momento che la vita ti sta insegnando a evolverti, una parolona, però magari anche sì. E io penso che questo momento, come dicevamo prima, sia un momento, tu parlavi di carbonari, ma in cui lo spirito che si sta un attimo perdendo, perché l'intelligenza artificiale forse non lo può riprodurre, e quindi non si vende, ma è gratis, non sia di moda e vada coltivato come la cosa più preziosa che abbiamo. Che bello. Forse fuori luogo, però è importante. Il Papa non parla più di Dio, di spirito. No, io non sono la mia è una fede laica, ma non sento più parlare di spirito. Insomma. Beh, è quello che dice Don Minutella. Cioè la Chiesa ormai non parla più di spiritualità, non parla più di anima. Sì, sembrerebbe così, insomma, è un peccato. Cioè, a me piacciono i riti, a me piace la ritualità che un po' si sta perdendo. Anche se sono stato un po' defilato sempre da tutto, amo i riti, amo il Natale, amo la famiglia, forse non l'ho mai avuta, insomma. Amo tutto ciò che dà un senso, una struttura. Poi è bello andare oltre, però è bello che esista una struttura, insomma, che ci sia un maschio e una femmina. Poi ognuno sceglie di fare quello che vuole, però sei un maschio che sceglie di fare quello che vuole, sei una donna che decide di fare quello che vuole. È importante, perché sennò è il caos, è un disastro. Faccio di tutto. Tricarico. Non ho più niente da scrivere, questo voglio scrivere, e non ho più niente da dire, questo voglio dire. Non ho più niente da fare, questo voglio fare. Faccio di tutto, dico di tutto, scrivo di tutto.
Come ogni primavera i ragazzi si innamorano delle ragazze, come ogni primavera le ragazze si innamorano dei ragazzi, e quello che sorprende è che loro credano che sia la prima volta che succede nel mondo, perché succede a loro, e forse hanno ragione. Come ogni estate le api impollinano i fiori, le farfalle nascono dai bruchi e tutti si stupiscono che da un bruco nasca una farfalla. Dai, dai, da, 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 da. E non ho più niente da scrivere, questo voglio scrivere, e non ho più niente da dire, questo voglio dire, e non ho più niente da fare, questo voglio fare, faccio di tutto e dico di tutto, scrivo di tutto. Come ogni primavera i bambini e le bambine giocano e sorridono, a volte cadendo piangono, a volte hanno qualcuno che li aiuti a rialzarsi, a volte non hanno nessuno che li aiuti. Tra i vertebrati siamo gli unici che curano un femore rotto, gli altri muoiono. Come ogni estate gli uomini lavorano nelle miniere per estrarre l'oro e altri minerali che servono per misurare le loro ricchezze. Scrivi ancora per me, dillo ancora per me, fallo ancora per me, amore, amore, ma io non ho più niente da scrivere, questo voglio scrivere, non ho più niente da dire, questo voglio dire, e non ho più niente da fare, questo voglio fare, faccio di tutto, dico di tutto. Poi, come ogni anno in inverno, i ragazzi e le ragazze si lasciano gli amori dell'estate, a volte piangono, a volte ridono, gli uomini e le donne lavorano, gli anziani alla fine muoiono, come da sempre per sempre. Come ogni generazione i ragazzini pensano che tutto cominci con loro, e pensano giustamente di essere importanti, e sono arroganti e presuntuosi, e compiangono gli adulti che saranno e dicono io no. Sembra che tutto questo si ripeta da sempre per sempre, con nuove sfumature di conoscenza che rendono la vita un mistero sconosciuto e affascinante. Qualcuno dice chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Qualcuno dice va bene, va bene, va bene così, va bene niente. Dai, da, dai, da. Ma prima dice una cosa, poi ne dice un'altra. Ora è tempo di scrivere, questo voglio scrivere. Ora è tempo di dire, questo voglio dire. Ora è tempo di fare, questo voglio fare, faccio di tutto, dico di tutto e scrivo di tutto. Vedi, tu fai delle canzoni che sono, cioè, sono come il rap senza essere rap, e sono canzoni senza, cioè, fuori. Sono fuori? Sì. Cioè, sei fuori da ogni incasellatura, sai che la gente ha bisogno di incasellare, no? Se uno dice, che ne so, questo assomiglia a quel cantante, questo assomiglia a quello, tu assomigli a nessuno, a Tricarico. Per quello che ti dicevo che mi faceva piacere, mi fa piacere che esistano i riti, le strutture, le consuetudini, le banalità, il bar, è bello gli abbracci, è bello parlare, è bello toccarsi, e quando mi tolgono questa, mi uccidono, per cui è... Io trovo che la morte in questo momento sia strumentalizzata, invece la morte non è un problema, è quello che stanno facendo, insomma, della vita. Ci stanno, è brutto, poi sembra di... per cui sì, essendo forse stato un po' defilato sempre da tutto, mi piace che esista una struttura. Ma è una struttura umana, insomma, la struttura, la saggezza popolare, no? Che si sta un po' per vox populi, vox Dio, della voce di Dio. E io trovo che si voglia come privare, no? Questa, la voce di Dio, che è la voce del popolo, per darla poi in mano a qualcuno che si appropria di una saggezza popolare che invece appartiene al popolo ed è viscerale ed è spirituale ed è al di là della conoscenza, è una cosa distinta. La vita, io ieri parlavo con un mio amico, lui mi ha detto ma non essere triste, perché la voglia di sopravvivere, no? Dell'uomo, non, nessuno la potrà togliere. Io, che di me tendo sempre a essere un po' pessimista, trovo che in questo momento più che mai mi ritrovi ad essere vitale, a pensare che questa grande voglia di vivere alla fine ci porterà a superare un momento in cui il complottismo è facile caderci, perché è estremamente vero, ma io trovo che questa voglia di vivere farà trionfare il bene,
sei un po' retorica, ma penso che ci sia una lotta tra bene e male in questo momento. Molto, no, tutti i film ne parlano, no, da Guerre Stellari, la forza, la luce, da il principe, il Signore degli Anelli. Io non li ho mai letti, però di questo parlano. In questo momento noi si stia vivendo questo. Stiamo vincendo nella guerra del bene e male. Non ti sembra, ma stiamo vincendo, Francesco. Ma io credo che laddove lo sforzo per impedire a qualcuno di parlare è, come in questo momento, così grande, vuol dire che... Vuol dire che sono disperati. Ma... Sì, forse sì. Cioè, tu credi che siamo noi disperati? Sono loro disperati, Francesco? Sì, è bello, il tuo ottimismo è sempre bello. Da quando il mio ottimismo è certezza. Sì, sì, forse hai ragione. Allora, vedi, è finita l'era dei pesci, è iniziata l'era dell'acquario. Il pesce morendo da colpi di coda molto violenti, e sono quelli che stiamo vivendo adesso, perché stiamo entrando nell'era dell'acquario che ridisegnerà tutto. Sì, cioè, un mio amico dice che siamo nel Kali Yuga. Bravo, l'ultimo. Una volta sono andato a vedere, sai quanto dura il Kali Yuga? 340.000 anni. No, questa è la fine. Sì, sì, me lo auguro. Perché sono 340.000 anni? Io pensavo, ma Kali Yuga sarà 21 anni. 340.000. Sai quante incarnazioni devi fare, lottare? Infatti da Air, no? Che si parla dell'acquario, forse, e allora io pensavo, ma ci sono sempre gli imprevisti, no? Le porte spazio-temporali che si aprono e possano accorciare i tempi, e lui mi disse sì, può essere bella questa. Senti, per cui io ritorno a, togliamo la metafisica, il bene e il male, penso che la voglia di sopravvivere sia sempre, sì, insomma, che il bene possa vincere. Certo. Con che il male sia sempre insito anche in noi, ma insomma, lo teniamo a bada. Infatti qui c'hai bad signal, che vuol dire cattivo segnale. Sì, sì, una maglietta a cui ci tengo molto. Ieri l'ho lavata a 100 gradi, l'ho messa in un pentolino, pensavo fosse pulita, ma non era pulita. Se lavi una cosa, la fai bollire un pentolino, e l'acqua bolle a 100 gradi, nulla è pulito. Nulla è pulito. Mi fai quella canzone... Hai bisogno del foglio? Sì, questa non la voglio imparare a memoria, è una scelta. No, ma mi piace questo fatto che tu non voglia imparare a memoria questa canzone. No, sì, c'è troppe cose brutte. No. Come si chiama? Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Ecco, quando lui ha pubblicato questo video io sono impazzito e l'ho chiamato. Lui ha detto, non mi interessa pubblicizzarlo, ma vieni da me. No, non mi interessa. Va bene. Poi il tempo... mi state tutti immensamente sul cazzo, però accanto a me immensamente e profondamente sul cazzo. Ah, è profondamente, esatto, ok, vai, ricarico. Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zelensky, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul cazzo. Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, le gare di ballo, le gare di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione. E mi state tutti immensamente profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente, i pacifisti che vendono le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti punturi, ti ammali, muori o fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, e siccome stai facendo esperienza non ti paghiamo. Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate,
ragazzi che non potevano fare sport se non si punturavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene e la paura della morte dell'Occidente. Mi state tutti immensamente profondamente sul cazzo, mi state tutti immensamente. Le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social, tutta la tecnologia, tutto e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità? Basta dire no. Oppure i miei figli, i tuoi figli, i nostri figli, loro e noi. Mi state tutti immensamente profondamente sul cazzo, mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Il maestro Michele Fazio, Red Ronnie, il gigante Red Ronnie e Francesco Tricarico. Il maestro Michele Fazio, Red Ronnie, mi state tutti credevo finissi così, ero lì che aspettavo, tutti aspettavano a dire, tutti praticamente. E allora facciamolo tutti assieme. One, two, three. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. State tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Chi sta guardando, che è pronto subito a scrivere, a criticare, chi critica senza ascoltare, chi giudica senza capire, mi state tutti state tutti immensamente profondamente sul cazzo. State tutti immensamente profondamente sul cazzo. Cioè, sai che cos'è questa? State su, io ti no, no, questa è fantastica. No, sai perché? Questa può diventare come Guantanamera. Tu sai cos'era Guantanamera? Guantanamera? No, Guantanamera era un intercalare tra varie cose. Cioè, dicevano, raccontavano una cosa e poi dicevano Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera, e poi dopo cantavano. Quindi questa canzone ognuno la può fare propria, può aggiungere cose, anche tu la puoi aggiornare continuamente. L'idea è quella. Quindi questa diventa un must. Quindi alla fine dovreste cantare questa canzone. Arriverà anche a, che ne so, ai milanisti che diciamo interisti, mi state tutti, arriverà anche alla becera parte, però hai capito? Che cosa fai adesso? Facciamo una canzone d'amore o Vita Tranquilla? No, Vita Tranquilla chiude. Allora facciamo una canzone che ho scritto per Drusilla, per Gianluca, un amico, una canzone d'amore. Drusilla è quella, l'attore. Drusilla è Gianluca. Sì. Per Gianluca Gori. E scrissi questa canzone che lui ha interpretato e che canto anch'io. E trovo che sia una canzone che a me piace. Come si chiama? Non mi parlare d'amore. E trovo che l'amore sia un argomento molto difficile, insomma. E, abusato, insomma, in questo momento è reso, insomma, svilito un po'. Per cui bisognerebbe, sai cosa manca? Un po' di eleganza in questo periodo. Un'eleganza. Vedevo ieri, ho rivisto le Rai Storia, era tanto che non guardavo la Rai, che non accendevo il digitale, e ho visto Rai Storia e noi abbiamo nelle teche delle cose, delle maestrie, delle cose eccezionali, ma anche prima vedevo la grande comicità nostra, abbiamo raggiunto vette altissime, adesso siamo in un periodo molto molto basso. E ricordo un aneddoto, se ho due minuti, di Mastroianni, no? Di questa grande eleganza che nasceva poi dalla grande povertà, perché Mastroianni, leggevo, sentivo, forse è sulla Rai, Radio Rai, che comunque ha sempre delle grandi risorse di memoria,
lui all'inizio, come la mia mamma affittavano una stanza, si affittava a Milano e vivevano in sei, lui viveva in un appartamentino e se tu volevi usare la cucina dovevi pagare un di più, e allora loro avevano un piccolo fornellino che usavano, insomma. E per cui poi si capisce perché ci tenessero, una volta raggiunto un relativo benessere, a mostrare un senso di eleganza e di rispetto verso se stessi. Ma posso dire che tu sei estremamente elegante, a discapito di capelli che sembrano che non incontrino un barbiere da anni, a discapito, però sei estremamente elegante. Ti ringrazio. La canzone si chiama? Non mi parlare d'amore. Tricarico. Parlami. Parlami di quello che vuoi, parlami dei tuoi viaggi, parlami del Brasile, delle compagnie aeree che preferisci, ma non mi parlare d'amore. Parlami di questa guerra, della paura, delle bombe, della fame, della finanza, ma non mi parlare d'amore. Ma lo vuoi un secondo? Sì, grazie, prendo forse della carne, forse dell'insalata meglio, ma non mi parlare d'amore, perché dell'amore non sappiamo più niente, perché la parola amore non vuol dire più niente, e allora amore, 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 amore. Amore per niente. E io ho visto il carnevale e le mille maschere danzare, ho visto uomini stare in silenzio davanti all'infinito e amare, perché io lo so che questa vita mi sorprenderà ancora, cambiando improvvisamente tutte le carte in tavola, e allora immagino, 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 di innamorarmi ancora. Di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora. Oh. Ma non pensare che sia triste, guarda, stasera chiamo Chiarella e ci beviamo un gin tonic, anzi due, ma non mi parlare d'amore. Ma tu solo cerca di convincerti che vinci, perché sei così noioso con quell'aria sconfitta, e allora magari parlami ancora d'amore, perché l'amore, l'amore è importante, perché non è vero che non sappiamo più niente, allora amore, 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 amore per sempre, per sempre. E io ho visto il carnevale e le mille maschere danzare, ho visto uomini stare in silenzio davanti all'infinito e amare, perché io lo so che questa vita ci sorprenderà ancora, cambiando improvvisamente tutte le carte in tavola, e allora immagino, 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 di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, e di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora, di innamorarmi ancora di te. Perché l'amore, l'amore è importante, perché non è vero che non sappiamo più niente. E allora amore, 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 per sempre. Bella, ma scrivi delle belle canzoni, tu, è molto belle, cavolo. Grazie. Fai concerti? Dove trovi le date tue? Su Instagram ci sono scritte, sono indicate, su Tricarico barretta in basso official ci sono scritte le date. Io vedo che YouTube non lo usi molto. No, io su YouTube vado a curiosare, no? Ho un canale, ma Facebook lo video.
Facebook, sono stato hackerato, sono andato anche alla polizia postale, mi hanno detto che è molto difficile recuperare un sito perso, perché poi la casa in Irlanda, insomma, è molto, anche per loro non è semplice. Per cui furono molto gentili, attenti, però mi dissero che era quasi impossibile, infatti poi non mi richiamarono per dirmi cosa ne fosse stato, perché era interessante, avevo un tot di numeri. Però allora, adesso c'è un sito che è Francesco Tricarico. E, cioè il sito Francesco Tricarico ufficiale? Scusami, il sito, il Facebook. Però, però tu non hai il tuo sito. Il sito www, no, quello lo dovrei aprire. Beh, insomma, sì, no, lo, sei un artista emergente, hai iniziato ieri. Esatto. Sei qui perché ti ha raccomandato Fausto Mesolella, mi ha detto un bravo artista, è giovane, quindi prendilo. Abbiamo tempo allora. L'importante è andare in giro, suonare, stare in mezzo alla gente. Questo è un lavoro che noi da giovani facciamo con grande entusiasmo, con la gioia di guardare negli occhi, come dicevamo prima, le persone, di condividere le emozioni e di vedere l'effetto che fa. Chi è che lo diceva? Lo diceva Iannacci, vengo anch'io, ma c'hai un foglietto in tasca? Quello? No, qui ci sono le date. Ma questo, sapevo che era questo. Ma è talmente piccolo, perché ho mandato una mail. Non sai leggere? No, so leggere, ma non... No. Allora, il 20 aprile a Latina, al Sottoscala, il 2 maggio a Lovere, Bergamo, Lucignolo, 15 maggio a Prato, il Garibaldi, Mille Verdi, 24 maggio a Asti, Diavolo Rosso, 26 maggio a Desio... MB cosa vuol dire? Parco Tittoni, MB, wow. Milano Brianza, ah ok, il 22 giugno Fontanelle Treviso al Galileo, il 6 luglio a Baldichieri Asti e il 7 luglio a Alberobello, Villa Donaoi Experimenta, bello Alberobello in Puglia. Sì, 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 sì. Siamo stati a Nardò una settimana fa, molto bello, è sempre bello. La andate a vedere Tricarico dal vivo, perché adesso faccio lo spot, allora dammi a te, cioè, come chi è quello, no? Andate a vedere Tricarico dal vivo, rifaccio, andate a vedere Tricarico dal vivo, perché lui vi promette e vi permette di avere una vita tranquilla. Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato. Ma poi avevo questo ed era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò rinato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla è cambiato, nulla è cambiato. Che cos'è che io aspetto? Io voglio una vita tranquilla, la, la, perché da quando sono nato che sono spericolato. Io voglio una vita serena, la, la, perché da quando sono nato che è disperata, spericolata. Però è libera, verde, sconfinata. Io dovrei, no, non dovrei. Ho sempre pensato, quando avrò il cielo sarò stellato. E divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa, ma l'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre. Io voglio una vita tranquilla, perché è da quando sono nato che sono spericolato. Io voglio una vita serena, la, la, perché è da quando sono nato che è
disperata, spericolata, per libera, verde, sconfinata. Io dovrei, no, non dovrei, Michele Fazio, Francesco Tricari, Red Ronnie, Roxy Bar. Grazie. Ciao bambini, andate a vedere Francesco Tricarico dal vivo, non chiedetelo in radio, tanto non lo trasmettono, però dal vivo è molto bravo e soprattutto vi porta ad una vita tranquilla, anche quando protesta, anche quando dice che vi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. E non tutti. Ciao. Ciao, grazie. Tricarico, ragazzi. Dove sei andato te? Chi ti ha detto di andare via? Vieni qui. Voglio sapere, visto che allora, è la prima volta che non ha mai visto il nuovo Rock Show dal vivo, com'è? È bellissimo dal vivo. È bellissimo. Oggi ho conosciuto degli artisti che non li conoscevo così profondamente. Alcuni mi hanno anche toccato. Tu fai musica? Sì, faccio anch'io musica. Fai altre cose, però fai anche musica. Sì, facciamo musica, però anche pezzi italiani, però facciamo musica, una band. Allora, siamo arrivati alla fine. Abbiamo avuto, alla fine finiamo sempre con un brano storico del Roxy Bar. C'è stato come ospite Grazie di Michele e io sono andato a beccare un Roxy Bar storico, perché era la seconda puntata, era il 19 dicembre del 1992, era la seconda puntata della Roxy Bar. È venuta Grazia e c'era anche Rossana Casale. Fra l'altro le due stavano per andare a Sanremo con Amori Diversi, dove si sarebbero piazzate terze in maniera molto clamorosa. Lei canta una canzone importante di cui abbiamo bisogno tutti, Angeli, e alla fine c'è una gag che avevamo preparato per far impallidire i discografici, e vedrete quale gag è. I loro discografici, difatti, a qualcuno è venuto un infarto. Allora, è la penultima puntata del nuovo Roxy Bar, ci vediamo domani con Geco Gold, la diretta a mezzogiorno, lunedì con Let's Spend Tonight Together, uno speciale con Soglia Benassi nello studio di We Have a Dream, e mercoledì con l'ultima puntata del nuovo Roxy Bar. Grazie Michele, 19 dicembre 1992. Ed esistono gli angeli perché, grazie, gli ho chiesto cosa vuoi cantare a Roxy Bar e lei ha detto gli angeli, perché? Ma perché sono convinta che non siamo abbandonati a noi stessi, che ci sono degli angeli tra di noi che hanno le nostre sembianze, ma guardarli bene sono delle persone speciali. Non sempre ci rendiamo conto che sono delle persone speciali, però io sono convinta che ci sono. E c'è qualcuno dall'alto che ce li mette vicino e loro ci sanno parlare. Tu? Eccone una. Chi? Io? Io sono un angioletto, sono stata mandata qui 33 anni fa. Sto aspettando ancora che mi riprendano. Sono ancora qua, hai capito? Adesso ci hanno appiccicate, vabbè. Faccio l'angelo per grazia. Fai gli angeli. Mi sì. Canti questa canzone? Sì, d'accordo. Gli angeli disertano i cieli e in mezzo a noi si confondono, ma gli angeli nel buio poi risplendono. Gli angeli nascondono le ali sotto giacche fantastiche, ma dagli angeli poi qualche piuma cade giù. Tu secondo me brilli d'oro, comunque tu vicino a me resterai. Oh, ma tu secondo me sei del cielo, comunque tu mai via da me volerai. Ci sembrano uguali, ma poi quando camminano questi angeli hanno le scarpe un po' più su. Tu
secondo me brilli d'oro. Comunque tu vicino a me resterai. Ora tu secondo me sei del cielo. Comunque tu mai via da me volerai. Sbadiscono in volo quando il tempo li smaschera. Per questo di angeli non ce ne sono quasi più. Tu secondo me brilli d'oro. Comunque tu vicino a me resterai. Oh, ah, tu angelo mio sei del cielo. Vai via da me, volerai. Bravo. Vorrei presentare Andrea Zuppini alla chitarra. Ascolta, tra l'altro io so che tu Rossana Casale, che dopo ci canterai un pezzo, e tu Grazia andrete a Sanremo assieme. Già. Allora, ci potete fare un po'? Avete già la canzone di Sanremo? Come sì. No? Sì, ce l'abbiamo. Sì. Allora, ci potete fare soltanto il ritornello? È che non so. No. No, nel senso, non si potrebbe fare, però solo il ritornello, un pezzettino della strofa, lo facciamo. Grazie. Guarda che... Dai. No, vai. Solo il ritornello. Vai. Vai. Era uno scherzo. Era l'unica cosa preparata. Era uno scherzo, perché... Siccome Roxy Bar è un po' al di fuori della discografia certe volte, no? E siccome sappiamo che i loro discografici stanno guardando, era già com'erano? Già con i sudori. Fibrillazione. Lucio Fabri, il nostro produttore, è svenuto in questo momento davanti alla televisione. È svenuto, sicuramente. No.